Abbiamo subito voluto mostrarvi come siamo oggi in un'atmosfera differente, ma per chi non c'era, per chi ancora non avesse rivisto a sufficienza quei momenti eccezionali di vent'anni fa, ripercorriamo il momento clou della canonizzazione di Padre Pio. Era il 16 giugno 2002. Grazie. Sancte ed individuo et Trinitatis, ad esaltazione in fidei cattolice, ad vice cristiane in clementum, autoritate domini nostri Gesù solo a solo apostolo rompessi e Nasura de liberare prehabita, e divina ofe, sefius, implorasa, acta plurimorum, rasu nostru consiliu, beatum piume e pietrăcina, sanctum este este et sanctorum catalogo ascribimus statuente seum universa ecclesia inter sanctus pia devotione recoli de vera in nomine vasui et sui et sui et sui Commovente anche rivedere le immagini di qui, di San Giovanni Rotondo, perché effettivamente sentire ascoltare anche l'inno d'Italia, come si è fatto più e più volte in quel 16 giugno qui a San Giovanni Rotondo, è stato un momento particolarmente intenso. Certo, Padre Pio. È un santo internazionale, è un santo ecumenico, è una persona che unisce persino gli atei, oltre che agnostici, fedeli della Chiesa Cattolica, fedeli di altre religioni. Però ogni tanto, permettetemelo, ci sono anche dei momenti proprio di emozione che riguardano la nostra presenza qui a San Giovanni Rotondo. Noi siamo un piccolissimo tramite, io adesso voglio proprio partire prima ancora del sommario con un grazie a tutti i frati minori cappuccini che via via si sono occupati di questo modo che è al servizio di quello che è stato Padre Pio. Un modo nostro, quello della televisione prima della radio, ma naturalmente con Padre Gerardo Di Flumeri, la testata voce di Padre Pio. E soprattutto eh, ringraziamo perché tutti coloro che vengono a San Giovanni Rotondo e vogliono incontrare gli eredi di Padre Pio hanno modo di farlo. Quindi noi oggi, tra poco... Dopo un primo collegamento, state vedendo già ovviamente le immagini in diretta del sagrato del santuario Santa Maria delle Grazie. Dopo un primo collegamento con il collega Nicola Morcavallo, che ringrazio. Avremo proprio Fraldo Broccato qui in studio, primo di altri ospiti, ma in particolare eh, spero proprio che vogliate restare con noi a seguire questo programma, un programma che naturalmente poi sarà rilanciato anche attraverso i social, perché l'evoluzione appunto della comunicazione di Padre Pio è fatta anche di quello che ormai in tantissimi, non solo i più giovani conoscono. Da Facebook a Instagram a Twitter, il nostro canale prioritario, però, come vedete, è il 145. Approfitto per ringraziare tutti coloro che con pazienza. In tanti mesi di switch-off ci hanno cercato e ricercato non solo attraverso il telecomando, ma appunto telefonando, chiedendo, scrivendo, facendoci capire il loro dispiacere per non eh, essersi potuti collegare qualche volta con la nostra emittente. E ovviamente perché ci sono anzitutto le liturgie. La Santa Messa oggi sarà. Protagonista proprio anche l'aspetto sacerdotale di Padre Pio, con un libro che presenteremo: un libro che è stato scritto da Fra Emiliano Antenucci, che è un altro frate minore Cappuccino, molto noto ormai non solo in Italia, lo vedete qua, infatti ho anche la copia che deve ancora firmare il mio direttore, perché anche lui l'ha firmata come autore questa lettera ai sacerdoti edizioni Padre Pio da Pietrelcina. Ci sarà questo momento anche, vi dicevo, proprio perché è tutto ricollegato, modi nuovi e modi antichi di comunicare e anche comunicarci insieme quello che abbiamo provato, ma soprattutto, se volete, anche... Il come eravamo io in questo senso poiché non ricordo a memoria il nostro numero di telefono ringraziando oggi in particolare davvero eh, con un senso di affetto speciale i nostri tecnici gli chiedo di mandare eh, direttamente eh, la grafica con il numero di telefono che vi posso rilanciare e che appunto potete utilizzare, così come avete fatto anche nelle giornate ordinarie. 331-7378033. Ho letto bene? O oh, forse il vezzo di non portare ancora. Gli occhiali che un pochetto aiuterebbero, mi ha fatto sbagliare, chissà. Abbiamo anche Leonardo Fania, e è giusto, mi conferma. Leonardo Fania, grazie a Pia Perrone che mi danno una mano. Oggi è un momento così. Ci sarà anche una ogni tanto un piccolo spiraglio di commozione, eccolo qua, ma anche appunto per raccontarci quello che. Vogliamo sentire perché, lo so, magari tanti possono pensare, ma la festa di San Pio è il 23 settembre e naturalmente qui viene celebrata in un modo particolarmente importante. Proprio ieri, nell'approfondimento durante il programma ordinario Tempo d'estate, citavo il fatto che il cardinale Tagle era venuto qua a celebrare una domenica. In cui era il 22 settembre domenica, l'anno 2013, un anno fatidico per tanti versi. E oggi voglio anche ringraziare in particolare un altro ospite che sarà proprio al centro della nostra diretta alle 10.15, che è l'arcivescovo Franco Moscone. Che tra l'altro all'epoca non c'era, ma che ci ha raccontato tante volte nelle celebrazioni eucaristiche e in alcuni altri spazi, anche specifici per noi, ci ha raccontato la sua evoluzione del rapporto con Padre Pio. Ma Essendo custode davvero di uno scrigno di tesori è sempre importante riascoltare la sua parola. Quindi ovviamente anche a lui farò la fatitica domanda: tu dov'eri? Lei dov'era il 16 giugno del 2002? Ve lo siete chiesto? Lo sapete tutti cosa facevate, cosa dicevate. Potete scrivere anche attraverso Facebook nei prossimi giorni, non è. Solo oggi è il momento e lo spazio per raccontare delle cose personali. Posto che, eh, appunto, il protagonista non è lui altrimenti dalla ci sgrida. Il protagonista è sempre, ovviamente, la rivelazione, la salvezza, la Trinità che abbiamo celebrato da poco e tante cose importantissime che ovviamente noi en passant citiamo anche da semplici eh, giornalisti o, o da semplici collaboratori dei media cattolici, però lo sentiamo, lo proviamo tutti, anche insieme, questo circolo di amore fatto di Spirito Santo. Papa Francesco meravigliosamente ci aiuta a sentirci tutti mh, in maniera più spontanea, direi, quasi liberi anche di fare i nostri errori. Perché, per esempio, Padre Pio, con la sua santità sfolgorante, è stato spiegato, penso a Padre Luciano, ma non solo, anche nei libri del nostro direttore Stefano Campanella, è stato detto che proprio perché lui era eccezionalmente inimitabile, invece aiutava proprio a capire che ognuno di noi ha la strada per farsi santo. E abbiamo imparato tutto questo, probabilmente a livello teorico sì, bisogna vedere appunto se le nostre azioni seguono. E a proposito di azioni che seguono, voglio anche darvi altre anticipazioni di questa nostra lunga diretta, proseguiremo fino alla celebrazione ovviamente delle 11.30 e avremo oltre a ospite Monsignor Franco Moscone avremo prima ancora Fra Aldo Broccato e ve l'ho detto avremo i collegamenti che Nicola Morcavallo predispone proprio per darci anche il senso di questi pellegrini che arrivano, io so già che da settimane ma in particolare oggi abbiamo da diversi continenti dei gruppi, probabilmente ci sarà Carlos che conoscete così bene, un grazie anche a tutti coloro che fanno parte di questo ufficio, vi ripeto il numero anche se non abbiamo predisposto la grafica perché è importantissimo 0882 417500. Ecco tante persone che eh, aiutano appunto a farci conoscere di più eh, come, eh, come si fa a essere chiesa tutti insieme perché noi almeno da italiani a volte siamo un po' Sì, festaioli, ma anche un po' individualisti e non sempre siamo bravi a fare appunto eh, causa comune. E allora, con Nicola Morcavallo, come vi dicevo, ci collegheremo oramai tra pochissimi minuti. E cominceremo proprio con un ricordo d'eccezione. Avete visto, in tanti, alle 7.30, celebrato l'arcivescovo emerito di Lecce, è giusto perché quello è il titolo ultimo e giustamente eh, citato per quel che riguarda quello che tanti a San Giovanni Rotondo continuano a chiamare Don Mimi. Ma Monsignor Domenico d'Ambrosio ha da ricordare, ha da dirci. Spero proprio che Nicola cerchi anche una parola chiave nuova, un, un aggettivo da fargli dire ricordando vent'anni fa, perché appunto la memoria è qualcosa che va anche oltre il semplice ricordo. Ecco, io già per esempio, a proposito di quell'altro tipo di memoria, non ho neanche controllato e guardato e avevo dimenticato che è il momento degli spot, tra poco. E parlando di colleghi, voglio fare subito un appello alla nostra Paola Russo perché se vuole, se ha tempo nel corso di questa nostra diretta, in qualunque maniera, può raccontarci lei come vanno i preparativi per la serata evento, questa sera ne abbiamo già parlato. Sebastiano Somma, una splendida voce, un volto conosciuto per tante fiction, leggerà eh, naturalmente brani dagli scritti di Padre Pio, poi c'è la musica, la musica un po' per tutti gusti con i Jalis eh, Pier Davide Carone e anche altri ma sicuramente lei magari avrà qualche sorpresa adesso in questo momento non ci starà seguendo ma magari qualcuno può rilanciare questo mio invito anche perché Paola come sai in realtà ci siamo come dire cambiate il ruolo un po' in corsa all'ultimo momento quindi un pochino ce lo devi ma naturalmente parlando di colleghi voglio invitare tutti coloro che anche in passato hanno lavorato qui, hanno collaborato con noi, le persone che sono state ospiti da esperte, naturalmente proprio per spirito di servizio, se è possibile, se ci state in qualche modo seguendo, anche se vedrete ehm, su YouTube qualcosa. Eh, più tardi io voglio innanzitutto ringraziare a nome di tutti noi ma anche invitarvi se volete a scriverci a farci un salutino se passate ma quello immagino che lo farete tra anticipazioni se la regia non mi dà ancora eh, diciamo il via libera per il collegamento in diretta con Nicola Morcavallo e il suo ospite tra le anticipazioni voglio anche aggiungere proprio ad esempio il collega Raffaele Iaria che ha scritto un bel libro di approfondimento su um, don Zitore, don Salvatore Pannullo, quindi speriamo di essere collegati anche direttamente con Pietrelcina, oltre che con questo giornalista che ha scritto un libro, ma a proposito un libro che ci interessa appunto anticipare, e proprio come modalità anche... Affettuosa, se vogliamo, di studiare Padre Pio, è la figura giusta. E poi molto, molto interessante sarà um, l'intervento di Luciano Regolo, uno di quei colleghi con la C maiuscola, potrei dire. Regolo um, è uno studioso di. Ha scritto, biografo di tante figure particolari della Chiesa Cattolica, ma questa volta ci viene proprio a parlare del rapporto di Padre Pio con una donna che non è stata mai regina. In questi giorni abbiamo tutti, bene o male, magari così di striscio, visto Elisabetta, la regina. Che 70 anni è stata sul trono. Beh, Maria Iosè neanche un giorno, perché suo marito è stato il cosiddetto Re di Maggio e magari non siete in tanti a sapere che ci sono tanti risvolti, non solo il celeberrimo quello sì, incontro appunto della principessa con padre Pio, ma ci sono tanti risvolti che Luciano Regolo ci racconterà proprio qui in studio e che ci portano a capire appunto che la nostra Italia se non avesse i santi, se non avesse avuto anche in passato la Chiesa che in qualche modo ha fatto um, un percorso anche un po' tortuoso in rapporto allo Stato, ecco, saremmo probabilmente degli italiani diversi e non migliori. Ecco Nicola, siamo pronti. Buongiorno a te Nicola, la temperatura è sempre fresca, come va? Buongiorno Maria Pia, buongiorno amici telespettatori, una giornata calda che ci riporta anche climaticamente a quel 16 giugno di vent'anni fa. Questa mattina incontreremo diversi ospiti che ci daranno la loro testimonianza in ricordo di quell'evento storico e con noi questa mattina in apertura lo abbiamo seguito durante la celebrazione eucaristica delle 7.30. Abbiamo Sua Eccellenza, Monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio. Buongiorno, Eccellenza, ben trovato. Grazie. Una giornata storica, dicevamo, che lei ha vissuto in maniera particolare. A dire la verità, ha vissuto un po' gli eventi, tutti gli eventi legati a Padre Pio, ma soffermiamoci su questo. Sì, sì, eh, non posso non ricordare la bellezza di quel giorno, la commozione. È il caldo di, di piazza San Pietro vedere tanti vescovi, ogni tanto qualcuno cadeva e venivano a prenderlo. Ma è stata bella perché eh, c'è stato l'incontro con la santità riconosciuta a pieno titolo dalla Chiesa da parte curioso, bello da, di Giovanni Paolo II, due santi che si sono incontrati in vita e poi ecco, certamente si incontrano lì dove c'è il regno. Eh, Giovanni Paolo II ha canonizzato San Pio. e eh, Giovanni Paolo II è santo anche lui, quindi l'incrocio di queste santità belle, ma soprattutto quello che il Papa ha detto quel giorno è, è stata una sintesi meravigliosa della vita della santità di San Pio. Ha ricordato il mistero della croce che ha accompagnato la vita di questo fedele servo, il mistero della misericordia, Padre Pio, distributore di misericordia. Io ricordo una frase, un'espressione che Giovanni Paolo II... Ha usato qui nella visita a San Giovanni Rotondo la sera del 23 maggio 1987, quando ha detto che i due poli della vita di San Bio sono, sono stati l'altare e il confessionale. E anche nell'Omelia ha sottolineato l'altare come l'immedesimazione del mistero della croce e risurrezione di Cristo Gesù, e il confessionale, il luogo della misericordia, il luogo cercato da tanti. da, da Milioni di persone, Padre Pio invita, ma lo cercano ancora oggi. Io sono testimone perché confesso qui nel, nel santuario e c'è tanta gente che ancora viene qui perché cerca la misericordia, che magari una parola, un'espressione di San Pio ha, ha, ha mosso la loro vita per tornare al Signore. E quel giorno tutto questo è stato riconosciuto dalla Chiesa. Giovanni Paolo II ha celebrato nei due discorsi l'omelia in piazza San Pietro e poi l'omelia in piazza San Giovanni, quelle due grandi udienze che ha concesso. E lì è risaltata la santità unica di, di San Pio, una santità che si fregia di due titoli. L'uomo che ha incarnato la misericordia del Signore e l'uomo che ha incarnato la croce di Cristo Gesù. I due aspetti che Papa Giovanni Paolo II ha voluto sottolineare e che hanno affascinato noi ascoltatori. Molti di noi erano commossi durante la, la celebrazione di quel grande momento di grazia che è stata la canonizzazione. È bello che la, la storia continua, non si è interrotta, lo diceva Padre Pio, ce ne saranno ancora di più dopo la mia morte. E il Signore quando semina e eh, il terreno è buono, i frutti verranno sempre, lo stiamo verificando ancora oggi, non solo qui, ma dovunque. Padre Pio è l'uomo che riconduce ancora oggi a incontrare il Signore che è, è misericordia e perdono. Padre Pia è l'uomo che continua a spargere i segni della carità, l'ha ricordato il Papa Giovanni Paolo II, soprattutto nel discorso dopo la canonizzazione a San Giovanni Laterano, quando ha parlato del tempio di preghiera e di scienza, la casa sollievo della sofferenza. Solo un santo poteva immaginare di scavare una montagna con i mezzi che c'erano allora. Era tempio di preghiera e di scienza, dunque gli ostacoli non potevano sussistere. Eccellenza, sono elementi, soprattutto quelli concernenti il legame tra Giovanni Paolo II e Padre Pio, che sono emersi anche durante l'omelia che abbiamo ascoltato questa mattina appunto durante la celebrazione eucaristica. Un legame sempre più forte. Abbiamo visto poi vivere questo momento ulteriore di festa per tutti noi con la stessa canonizzazione di Giovanni Paolo II. A questo proposito cosa può aggiungere? Ma cosa posso... Io ricordo, c'ero anche alla canonizzazione di, di San Giovanni Paolo II. Ma io ricordo quello che lui mi disse in un incontro bello, dopo che fui nominato Ero Arcivescovo a Foggia vengo trasferito qui nella, a San Giovanni, Manfredonia Viesta San Giovanni Rotondo, nel luogo dove io ho esercitato il mio ministero sacerdotale. e Lui mi vuole, mi chiama un'udienza privata e mi parla un po' di, di questa diocesi, dei suoi ricordi e, e sottolinea. Eh, padre Pio un santo e da lui mi sono confessato due volte. Giovane sacerdote, sono andato a San Giovanni Otto, l'ho incontrato, l'ho cercato e mi ha accolto. Grazie Eccellenza, abbiamo dunque aperto questa nostra giornata di ricordo ma anche eh, di attualizzazione di quello che è stato un momento importante per tutti noi. Lo faremo ulteriormente nel corso della giornata, intanto restituisco la linea allo studio. Grazie Nicola, chiedici pure la linea quando vorrai. Un saluto speciale a Monsignor D'Ambrosio, veramente una colonna di questa emittente, sempre più gradite le omelie che ci regala il mattino anche con un taglio temporale. Cioè, in termini di minuti, davvero semplice per eh, comprenderlo a fondo e per trattenere quello che dice, così come nell'intervista che abbiamo appena sentito. Di nuovo, la linea alla regia per avere il tempo di far accomodare il nostro carissimo primo ospite, Fraldo Broccato. Rigorosamente in diretta, auguri a tutti voi se state festeggiando già da qualche ora con noi. Questi vent'anni dalla canonizzazione, che bella parola, abbiamo imparato tutti che anche se è lunga, non è affatto burocratica, di Francesco Forgione, un uomo del sud, un personaggio che mette insieme, l'ho tante volte fatto notare tre secoli: cioè il diciannovesimo quando era nato, il ventesimo in cui appunto ha dispiegato tutte le sue. Qualità e soprattutto quelle che il Padre Eterno gli ha donato e poi il ventunesimo secolo e tutti quelli a venire come santo davvero eh, di ieri, di oggi e di domani. E noi eh, da ieri, ma anche oggi, anche domani vogliamo salutare e ringraziare, io lo faccio, lo dico personalmente anche senza usare appunto il noi della redazione, una figura che indossa il saio in una maniera davvero degna di Padre Pio. Grazie, Padre Aldo. Grazie a voi, un saluto a tutti i teleascoltatori di Padre Pio TV. Allora, qual è il primo ricordo di quel giorno di vent'anni fa, il 16 giugno 2002, o è più forte magari un ricordo personale dei giorni precedenti o successivi? Ma certamente il primo ricordo è quello della intensa preparazione, perché ero vicario provinciale e quindi sia da un punto di vista, eh, come dire, organizzativo sia soprattutto anche in ragione dell'evento che stavamo, eh, storico, che stavamo per vivere, certamente c'era un'attenzione, un'attenzione per arrivare a, a questo giorno e quindi da questo punto di vista credo che Già i mesi precedenti mi avevano visto molto impegnato insieme al consiglio della provincia di Foggia a organizzare, a prevedere tutto ciò che doveva essere poi il grande evento di questo giorno, anche sotto il profilo della partecipazione, che era, ehm, ricordo bene, prevista in maniera eh, diciamo enorme, penso che. Noi abbiamo già visto, eh. stiamo rivedendo Appunto. queste immagini in cui sembra proprio che anche l'abbraccio certo. no, del, del colonnato del sì, Bernini sì, non, 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 basti. non bastava, Strizzi. tuttavia della conciliazione. Quindi, tutti. Poi eh, diciamo dopo l'evento della beatificazione ecco, sapevamo che eh, saremmo andati ben oltre. Addirittura ricordo anche che la prima proposta fu quella di non farla a San Pietro perché era troppo piccola ci proposero Tor Vergata dopo l'evento del Giubileo. Giubileo e noi assolutamente invece volevamo che fosse comunque la piazza San Pietro perché ovviamente è il centro della cristianità ebbene poi come altro ricordo è che io non ero a Roma quel giorno effettivamente ecco. eh, non c'ero perché <ride> eh, essendo diciamo anche parroco o vice parroco meglio nella parrocchia di Campobasso Avevamo le prime comunioni, ricordo, però a quel punto ci dividemmo un po' gli incarichi. Perché, perché va bene tutto il Consiglio, ovviamente la provincia, i vari pellegrini, i gruppi di preghiera, insomma, tutti sono andati a Roma, però c'era anche qui da fare qualcosa. E ricordo che io nel frattempo in mattinata celebrai le prime comunioni della parrocchia, ma poi venni subito qui a San Giovanni Rotondo, dove anche qui avevano seguito l'evento tramite gli Io, grandi schermi certo. mentre invece facemmo una celebrazione nel pomeriggio solenne e durante questa celebrazione ecco diciamo ho avuto la gioia l'onore quindi di mettere l'aureola alla meraviglia. statua di padre Pio che è nel santuario tuttora eh, dinanzi alla quale. La eh, ormai... statua che ha il piede consumato. Esatto, che ha il piede consumato, <ride> perché è la statua Delissima. venerata, quindi è la statua. Che da quel giorno ha ricevuto, possiamo dire, quell'ufficialità della canonizzazione, i santi sì, con sì. l'aureola. Nel santuario, Santa Maria e delle quindi, Grazie, sì. quando entrate, poi l'avete vista delle eh. volte ovviamente nelle nostre dirette certo. celebrazioni, è sulla destra. Ebbene, ecco, quello è il ricordo per me emozionante, perché comunque è stato un unicum, al di là di tutto, mettere l'aureola a Padre Pio. Ma sei perché... sistemata bene, no, sai sì, perché sì, a volte sì, uno sì. in, no, 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 in no. questi riti si... magari cade qualcosa. La sistemiamo benissimo e oltretutto sarei <ride> per dire dopo tutto il processo canonico, diciamo, volendo come dire quasi avere un'immagine così anche scherzosa ma ci voglio calzava bene calza, calzava, calzava, calzava perfettamente padre Pio era santo e quindi giustamente anche quel segno che ritroviamo nella tradizione cristiana l'aureola era un segno che da quel giorno ecco volevo chiederti anche altre cose però sì. proprio perché Partendo da questo dettaglio inedito, ehm, siccome aureola viene dal termine aura, Aureo. aura e aura è una parola che tutti usano anche in queste forme di spiritualità New Age riguardo sì, sì, all'energia, sì, certo. riguardo a qualcosa che ci trascende, che però anzi il termine trascendere non piace a tutti. Sì, Ti certo. è capitato qualche volta, magari confessando di scoprire e di dover correggere il tipo di devozione a Padre Pio di qualcuno che magari era troppo appunto eccolo intanto stiamo parlando di questo esatto era questo. E questa che magari era che troppo ero... appunto eh, poco ortodossa questa devozione beh è chiaro che molte volte e soprattutto in Padre Pio si sviluppa anche una religiosità molto semplice molto spontanea è molto umana, possiamo dire anche questo, per cui effettivamente Padre Pio è un santo che ha ricalcato un po' la stessa esperienza di Sant'Antonio. Al mio paese, quante volte eh, ho sentito espressioni, io, io credo a Sant'Antonio, io credo a Padre Pio, però poi tutto il resto diciamo passava un po' in secondo ordine. Ma io penso che dietro queste espressioni comunque... C'è quel sentimento umile, e semplice di chi ha un, tramite, ha un tramite sul quale si sente sicuro. Ma eh, credo che questo tramite è sempre qualcosa che poi porta al trascendente, che poi porta a questo bisogno di Dio. Diciamo e poi, poi padre Pio, in tante occasioni, in fondo, le condonava anche queste certo. storture. Eh, ma lui sembra stesso... proprio che non gli interessasse che fossimo sì, cattolici adulti, sì, sì, ecco, no, per fare ma, una battuta. No, io credo che Padre Pio, che conosceva anche l'animo delle persone molto bene, molte volte tollerava anche certi fanatismi, come a, anche ecco, come a volte anche rimproverava. Però, ecco, penso che avendo quella capacità di leggere anche il cuore delle persone, ecco, forse si rendeva conto di chi aveva questo approccio umile, semplice, ma puro da chi forse poi strumentalizzava anche l'aspetto e quindi rischiava di cadere nel superstizioso, in qualcosa che va al di là della fede. Ecco, e invece un fatto, ovviamente, anche se te la senti di condividerlo, eh, che eh, ti ha veramente cambiato dentro mentre eh, ti occupavi anche di cose appunto... Particolarmente prosaiche nel tuo ruolo, poi sei stato anche ministro provinciale, cioè c'è qualcosa per cui hai dovuto dire: Beh, Padre Pio, adesso dammi una mano, perché se no. Qualcosa... Beh, certamente. Io sono stato provinciale e subito dopo possiamo dire la canonizzazione. <coughs> e... Ho avuto anche. Hai inaugurato questa sede. Eh, lo questa sede, ricordare. non solo, ma tra l'altro <ride> certo, ricordo bene è una che cosa per noi. abbiamo vissuto poi il riflesso di questa canonizzazione, non solo, ma dopo la canonizzazione abbiamo sentito la necessità di riesumare nel corpo. Certo. Perché ovviamente un santo. Ecco, io ricordo e mi affannavo a spiegare perché molti all'epoca ci furono anche tante polemiche. Un santo non è più sottoterra, eh? nel senso come lo intendiamo noi, è il defunto. Un santo sale agli onori degli altari, quindi c'era da riportarlo su. Eh? E ricordo che proprio in questo senso sentivamo questa esigenza dopo 40 anni di riesumare il suo corpo, ma soprattutto perché era diventato finalmente santo. Allora, non era più da andare a visitare perché stava in una tomba, ma di andare a venerare perché le reliquie del suo corpo diventano ancora un tramite per arrivare alla trascendenza di Dio. Eh? E al di là di tutto, questo penso sia l'esperienza più bella che poi ho vissuto come ministro provinciale, ma poi come frate Minore Cappuccino, perché penso che anche questo avvenimento dopo la canonizzazione ci ha coinvolto tutti come provincia, ma, comunque... ma anche come popolo di Dio. Sì, approfittiamo ovviamente ah. per mandare un saluto affettuosissimo fra Paolo, fra Francesco, certo. tutti coloro che ho conosciuto da anni proprio perché casualmente lo devo dire ci siamo incrociati Appunto. in un periodo certo. in cui, come dire, la domanda è l'offerta. Certo, certo, certo. <ride> e quindi eccomi qua. E quindi, no, volevo anche sottolineare che in fondo voi siete stati. E coloro che hanno eh, aperto la strada in tanti certo. ambiti, perché anche eh, a proposito della ricognizione canonica, sì, 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 a proposito della, delle peregrinazioni, delle reliquie. delle reliquie, poi ho visto che tanti vi hanno imitato. Certo, certo. Perché obiettivamente, in tanti ambiti, o oh, il fatto stesso che noi avessimo. Certo. Una camera, intesa come telecamera, puntata, puntata sulla, sul sulla su tomba di Padre Pio, sì, nell'antica cripta, sì, e certo. che mandassimo in onda quelle immagini. Certo. Adesso sembra tutto scontato, sì, ma, ma vi assicuro non che non lo era. <ride> e non era scontato, soprattutto eh, con Padre Pio: eh, ma... perché tutto ciò che accadeva intorno a Padre Pio, che è stato anche un fenomeno mediatico popolare stare per dire anche culturale ovviamente, certamente non era scontato allora, però ecco poi penso che a partire da lì tante cose si sono aperte. E abbiamo vissuto dopo la canonizzazione ecco, anni ancora intensi. Eh, anche ancora intensi, considerando anche l'inaugurazione e la dedicazione della nuova chiesa dedicata a San Pietro. Fra, adesso ho promesso naturalmente ah. di lasciarti ai tuoi impegni, abbiamo anche da dare la linea alla regia, sì. però per chiudere davvero, per rientrare perché ti ho fatto andare anche un po' fuori tema. Allora stai bene, sei guarito? Padre sì, sì, Pio, sì, 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 e penso... Padre che, Pio certo. adesso come lo senti? Beh, l'ho sentito molto vicino in un determinato diciamo, periodo e quindi in questa esperienza anche dolorosa del Covid. Sto molto bene, ho ripreso diciamo, attivamente le mie, i miei impegni, le mie occupazioni e quindi posso dire che... Eh, malgrado la prova durissima, comunque anche la vicinanza di Padre Pio è stata fortissima. Auguri per Grazie. questo ventennale a tutti. Eh. Auguri a tutti e buona festa a tutti. Grazie. E siamo già alle 9.14 minuti, il tempo sta volando, è festa, restate con noi. Allora, in questo tempo d'estate, speciale ventennale canonizzazione, spero vogliate fare anche la vostra parte, vi abbiamo già mandato in onda la grafica col numero di telefono, lo ripetiamo così se avete qualche bella foto storica, ovviamente anche che non coincida con il 16 giugno 2002, anche nei prossimi giorni la potremo inviare. Ma adesso la regia, giustamente è troppo occupata per mandarci anche cose che non erano previste in scaletta, quello che dovrebbe essere a breve previsto è sia un altro ospite, questa volta in studio eh, dal punto di vista dei pellegrini. Perché dico questa volta? Perché spesso in questi momenti di memoria, di festa, vi facciamo anche riscoprire. Eh, immagini e frasi e sogni di pellegrini che sono passati attraverso il Nuovo Sagrato, ma sono passati anche nell'antica chiesa, sono passati a Monte Sant'Angelo. Avete sentito prima Padre Aldo parlare appunto di Sant'Antonio? Pensate che questo è un anno dal punto di vista antoniano, importantissimo, ci sono tre coincidenze degli 800 anni, ne riparleremo ovviamente, come vi dicevo già lunedì scorso, lunedì 13, ma adesso voglio appunto non solo eh, ringraziare la solerzia eh, dei colleghi eh, Leonardo Fania, ehm, Saverio Pio di Cosmo e Giulio Russo, ma anche eh, Grazia Pia che eh, accoglierà gli altri ospiti e tra questi, come detto, ci sarà anche Luciano Regolo che sarà accompagnato dal nostro direttore perché lo voglio sottolineare perché a proposito di ricerche storiche, ovviamente su padre Pio eh, lo sappiamo quanto Stefano ci aiuti a conoscere meglio e così farà anche oggi, cioè anziché la mia rubrica di storia in cui andiamo sempre fuori, fuori campo rispetto ai santi e andiamo agli eventi del mondo anche prima di Cristo come mi è capitato giorni fa con Alessandro Magno, lui invece farà appunto la pagina di storia relativa a quel 16 giugno 2002 dal punto di vista dei giornali di coloro che hanno scritto di questa giornata di cui abbiamo visto tantissime immagini intanto saluto subito e ringrazio il collega Raffaele Iaria spero di non sbagliare l'accento perché non sempre lo ricordo caro Raffaele buongiorno a tutti ben trovato allora grazie, grazie a voi grazie dell'ospitalità. Eh, Dove eri tu vent'anni fa, il 16 giugno 2002? Raccontaci. Dando buongiorno a tutti. No, io mi trovavo in piazza San Pietro. Stavo seguendo come giornalista l'evento grande di Padre Pio e, mi, e ricordo le difficoltà di poter passare in mezzo a quell'immensa folla che andava dal piazza San Pietro a via della Conciliazione, addirittura fino a Castel Sant'Angelo appena i fedeli scoprivano che eri un giornalista volevano raccontarti raccontare la loro esperienza con padre Pio il loro sogno l'esperienza diciamo, che loro avevano avuto con il santo Pietro Cinese quindi era, era un momento proprio per vivere quel momento non soltanto dal punto di vista dell'evento che si stava vivendo in quel momento ma vivere padre Pio attraverso i racconti dei fedeli e tu invece quel giorno lo conoscevi già bene, Padre Pio, per motivi anche di famiglia? Racconta. Eh, sì, io lo conoscevo già bene perché eh, io ho, ho sposato a Pietrecina una, una, una concittadina di Padre Pio e quindi avevo cominciato a studiare la sua figura e a diciamo, e, eh, leggere la sua figura e incontrare Padre Pio in alcuni ambienti della sua fanciullezza che mi avevano un po' uh, come dire da giornalista attirato l'attenzione, e quindi avevo cominciato a studiare la sua figura e ho cominciato a capire anche chi era padre più per me, che in quel momento mi si era fatto molto vicino. Allora un saluto intanto a tua moglie, non so se eh, i suoi impegni La... le consentono di vederti in diretta, magari ti vedrà dopo nelle registrazioni. È La... lei che ti ha aiutato ovviamente anche a scrivere il libro che adesso presentiamo. Lo vediamo subito oh, nella sua bella copertina dove <ride> Padre Pio è un po' sullo sfondo. C'è un bel azzurro, Zitore, il parroco di Padre Pio. Dunque Don Salvatore Pannullo, prima del nostro direttore che tante volte, appunto, ha anche potuto uh, scrivere, diciamo eh, per inciso su Don Salvatore, tu invece ti sei dedicato in tutto il libro. A proposito, uh, Qual è, qual è la casa editrice che ho dimenticato di guardare? Dicelo tu. è Era Tau Editrice. Tau Editrice, benissimo, editrice. quindi eh, anche una buona casa editrice cattolica. E, da dove sei partito e che novità hai scoperto? Ma eh, io mi sono appassionato un po' alla figura di Don Pannullo per capire un po' la formazione di Padre Pio. E quindi ho scoperto questo sacerdote che. È un prete che si fa un po' storia in, in questo piccolo centro del meridione che era Pietrelcina, allora aveva 4.000 abitanti, ma sconosciuto ai più, e che oggi è diventato comunque centro di eh, pellegrinaggio e conosciuto nel mondo grazie proprio alla, a padre Pio. È mh, Don Salvatore, un uomo che scopre la santità di padre Pio, infatti, sin dall'arrivo a Pietrelcina. Ricordiamo che Pannullo è nato a Pietrecina, ma poi aveva insegnato a Benevento e aveva insegnato a Catanzaro e poi era ritornato nel 1901 a Pietrecina. Erano gli anni in cui mh, Padre Pio cominciava a prepararsi per entrare in convento e quindi viene seguito da Pannullo, da Don Pannullo che lo vuole tra il gruppo di Chierichetti, lo, uh, lo prepara in un certo senso anche perché... È, lo accompagna, lo accompagna soprattutto nel momento in cui poi padre Pio deve diventare sacerdote nel 1910 eh, perché eh, padre Pio come sappiamo aveva dei momenti di eh, dei periodi di, difficili dal punto di vista della salute per cui l'aria di Pietrelcina lo rendeva come dire attivo mentre purtroppo recandosi nei conventi aveva difficoltà e, aveva, eh, e non riusciva a stare in convento nel chiostro quindi Piedricina quindi viene, viene affidato da, dal, superiore, dal superiore provinciale dei frati Cappuccini proprio al, al parroco che lo prepara, che lo accompagna dal vicario generale della diocesi di, di Benevento per l'esame per poi diventare, diventare sacerdote ed è l'uomo che lo accompagna la mattina del 10 agosto del 1910 nel Duomo di Benevento per l'ordinazione sacerdotale che gli è vicino il 14 agosto di quell'anno per la sua prima messa e quindi è l'uomo che, che scopre, tra virgolette, o meglio, sa esattamente quando sono avvenute le prime stime di Padre Pio, la data esatta, cioè il 7 settembre del 1910, perché Padre Pio appena ebbe questi segni particolari, questi dolori particolari, va subito proprio da Don Pannullo e gli dice... Prega, prega con me perché io voglio che queste, i dolori rimangano, però che spariscono questa, questa vergogna, perché lui la, la chiamava vergogna. E eh, quindi è proprio stato eh, lo stesso padre Pannula a dare questa data quando gli si è chiesto ma tu conoscevi, sapevi delle dell stime? Sì, e so anche che è stato il 7 settembre del 1910. Ecco, Raffaele, eh, intanto eh, perdonami, do. Ehm... Un diciamo, suggerimento alla regia, nel senso che se Nicola Morcavallo ci chiede la linea, ovviamente interrompiamo, inseriamo. Eh, anche il suo collegamento qui all'interno di questa nostra chiacchierata, così come se vogliamo provare a collegarci eh, telefonicamente con Pietrelcina eh, se si può fare in contemporanea facciamolo, ovviamente sono momenti un po' particolari, ti chiedo scusa Raffaele, chiedo scusa ovviamente anche no, ai nostri tecnici perché la diretta. la diretta a volte è fatta anche di questo, di idee che nascono all'improvviso ed è fatta anche, meno scuso di presentazioni di libri senza che io l'abbia letto, cosa che in genere non accade, t'assicuro. Perdonami, ma rimedierò. Intanto ti voglio però chiedere, allora, qual è il dettaglio inedito che hai trovato e come lo hai trovato su Zittore? Ma il dettaglio inedito è questa figura che... Ehm... Viene raccontata e citata in quasi tutte le biografie di Padre Pio, però soltanto come dire di passaggio. Non si racconta di chi era veramente Padre Pio e eh, Pannullo per, per, per Padre Pio. Non si racconta questa amicizia che era nata tra i due e eh, soprattutto questa confidenza. Eh, Pannullo eh, è stato anche come dire un, il confessore per un periodo di Padre Pio. E, di un'anima difficile come la definiva lui tant'è che una volta eh, era stato chiamato per andare a predicare a celebrare in, una, in un paese vicino a Pietrelcina e ehm, gli hanno chiesto di fermarsi lui disse no, io non mi posso fermare ho un'anima che mi, che mi aspetta a Pietrelcina" e quell'anima era proprio padre Pio, quindi lui era molto legato alla, al frate lo voleva lo avrebbe voluto anche lui eh, a Pietro Cino come suo successore, però la scelta di padre Pio, come sappiamo, era quella di entrare nei frati con la barba e quindi eh, entrare in convento con, eh, con i frati minori Cappuccini. E quindi, quindi non, non, non si realizzò questo sogno di, di Pannullo. Ma Pannullo seguì padre Pio, ebbe una corrispondenza molto fitta con lui dopo la la partenza di Padre Pio per San Giovanni Rotondo e nello stesso tempo eh, come dire, lo seguiva quando era Pietro Cina lo seguiva e, ed è stato un fedele collaboratore Padre Pio di, di Pannullo nelle attività della parrocchia considerato anche i problemi di salute che aveva Pannullo perché si avviava verso oh, la cecità, infatti morì proprio, proprio nel 28 completamente cieco. Insomma, hai fatto davvero un ritratto completo di questa figura così interessante che ci rimanda a un profumo appunto di santità comunque. Grazie Raffaele, eh, auguri per i tuoi studi, voi per il tuo lavoro e naturalmente buona festa anche a te. Grazie a voi, grazie a voi dell'ospitalità e, e buona festa. Lasciamo la linea alla regia che poi manderà in onda un servizio anche riepilogativo proprio sulla canonizzazione di Padre Pio. Nove e mezzo, quasi, redazione in fermento, anche se sono periodi un po' particolari naturalmente. E tutti abbiamo anche la modalità appunto quotidiana da gestire di questo nostro piccolo servizio al. Um, a quello che è un compito davvero oh, di privilegiati. Ma noi, intanto, anche se avevo annunciato un servizio riepilogativo, invece abbiamo il nostro Nicola che eh, ci racconta qualcosa sui pellegrini in arrivo. Vedo. Questo bel cielo azzurro, di nuovo siamo in uno spazio che non è proprio il pieno del sagrato intitolato a San Giovanni Paolo II e con Nicola Morcavallo c'è eh, una figura chiave dell'ufficio Pellegrinaggi che è Carlos. Ben trovato Carlos, ciao Nicola di nuovo. Bene, torniamo insieme dal Sacrato di Santa Maria delle Grazie in questa giornata di festa. Sta iniziando pian piano anche l'arrivo dei gruppi di pellegrini qui a San Giovanni Rotondo per visitare i luoghi di Padre Pio. Molti sono già impegnati appunto nella visita ed abbiamo con noi Carlos Sciarra, un amico di Padre Pio TV che... A parte ovviamente dell'ufficio pellegrinaggi eh, lo saprete e ci darà anche quest'oggi l'opportunità ecco, di scoprire quali sono i momenti più importanti di questa giornata e un po' anche l'andamento appunto di questi pellegrinaggi. Bentrovato Carlos. Ciao Nicola, ciao a tutti gli amici di Padre Pio TV. Diamo prima un'indicazione su quelli che sono i gruppi che stanno arrivando. Tu mi dicevi poc'anzi che già un gruppo della Corea è presente in santuario, ma in questo momento appena iniziato il suo percorso. Sì, sì, sì Nicola, allora c'è sicuramente un gruppo che proviene dalla Corea, c'è anche un gruppo che proviene dall'Irlanda. Naturalmente questi sono i momenti che loro hanno per approfittare per fare eh, la visita ai vari luoghi del santuario, perché insomma sarà eh, per tutti una giornata diciamo, complicata, ma non, niente di straordinario. Però è normale che questi eventi importanti andranno un po' a stravolgere quello che era, il, che era il normale flusso anche per i pellegrini, quelli che, che erano gli orari diciamo, soliti del santuario. Infatti, è, siamo anche abbastanza emozionati perché, non solo per i vent'anni di Padre Pio, a cui noi non saremo mai troppo riconoscenti, quindi, non soltanto per questo evento giubilare, ma anche perché, forse, diciamo il primo evento in cui si respira. Totalmente l'idea di, di essersi lasciato alle spalle, anche se non dobbiamo dirlo troppo forte, ecco, tutti, tutti gli eventi del Covid, quasi tutte le limitazioni ormai mh, sono state diciamo, allentate, comunque quindi è anche più semplice partecipare a questi eventi. E andiamo un po' a vedere quella che sarà la giornata. L'evento naturalmente il clou della giornata sarà la celebrazione delle 11.30 di cui eh, insomma, mh, sarà trasmessa in diretta quindi tutti i nostri amici telespettatori potranno partecipare quelli che non sono venuti a San Giovanni con noi a questo evento naturalmente importante della celebrazione delle 11.30. Un altro momento importante della giornata sarà quello che ci sarà nel pomeriggio, questa firma di protocollo d'intesa da parte del sindaco di San Giovanni Rotondo con tutti i sindaci dei luoghi che Padre Pio ha toccato, dei famosi 11 conventi come diciamo un po' nella nostra nel nostro modo di dire, così vengono riconosciuti, tutti i sindaci eh, di questi comuni quindi fermeranno un protocollo d'intesa per creare, eh, questa è un'idea che mh, diciamo, è venuta fuori già da qualche anno, però forse adesso i tempi sono maturi. Per... Per creare un cammino, non soltanto strutturarlo, quindi proprio dal punto di vista pratico, ma anche ehm, ecco, poi ci sarà il nostro contributo per fare questo cammino anche spirituale su questi luoghi di padre Pio. Che servirà tutto questo ad ampliare anche il pellegrinaggio eh, dei, dei tanti che vogliono venire qui a San Giovanni Rotondo e dei tanti che già conoscono padre Pio e che vogliono, in un certo qual senso, ecco, allargare anche i, i propri orizzonti, quindi conoscere qualcosa di più. E ci saranno i sindaci di. Questi luoghi e anche i guardiani dei conventi. Anche i guardiani dei conventi, sì, proprio Nicola, per questa sinergia, cioè un cammino che si fa non soltanto per l'idea, diciamo, per creare un nuovo, un ulteriore sentiero di, di cui la nostra Italia fortunatamente si sta arricchendo sempre di più, ma proprio per dare questa peculiarità del pellegrinaggio, quindi la presenza dei guardiani per dire che non è soltanto andare ad ammirare le bellezze oggettive che ci sono in questi luoghi, ma farlo proprio nell'idea di questo cammino spirituale che poi porterà questi vari pellegrini fino ad arrivare a San Giovanni Rotondo, proprio nel senso vero e proprio del pellegrinaggio. È una giornata di festa, lo abbiamo già detto molte volte, ma non dimentichiamoci che è anche una giornata, soprattutto una giornata di preghiera. E I vari momenti liturgici sono stati già scanditi nel programma, ci accennavi anche alla celebrazione eucaristica delle 11.30, ma essendo festa ci sarà anche un momento questa sera in cui i pellegrini, eh, i fedeli tutti presenti qui a San Giovanni Rotondo, potranno allietarsi con le note della musica e dello spettacolo. Cosa ci aspetta stasera? Sì, ci cioè sarà questa serata evento che l'amministrazione comunale con i frati hanno voluto regalare ai pellegrini, anche perché ehm, anche con Padre Francesco, ecco per chi ci segue sa che Stiamo insistendo molto sull'avvicinanza degli artisti alla figura di Padre Pio. Padre Pio è sempre stato sensibile alla, a tutto quello che è il mondo dell'arte, quindi sempre tanti artisti si sono un po' incontrati, si sono radunati attorno alla figura di Padre Pio e quindi l'appuntamento che stiamo un po' mandando avanti, quello del 5 settembre. Questo se vogliamo è un po' una sorta quasi di anticipazione, quindi ci sarà questo momento evento che vedrà la presenza di un attore famoso, quindi molti di voi lo conosceranno. Sebastiano Somma e poi dei cantanti Pier Davide Carone, I Gialis, Graziano Galatone, quindi ci sarà questa, questa serata evento che condurrà poi la nostra amica Paola Russo e che terrà compagnia un po' a noi e a tutti quelli che vorranno seguirci questa sera su Padre Pio TV. C'è un altro momento che seguiremo più tardi nel corso della nostra diretta, che sarà un po' anche una sorta di introduzione a quello che poi è l'evento del pomeriggio con questa firma di protocollo d'intesa. Abbiamo già qualche presenza che ci ricorda appunto di questo momento, pian piano stanno affluendo membri della banda musicale di San Giovanni Rotondo perché i sindaci, soprattutto l'amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo eh, e troveremo tra l'altro il nostro sindaco qui a darci la sua testimonianza, prima di partecipare alla messa delle 11.30 si ritroveranno appunto qui sul sagrato per andare col suono della banda in, in chiesa. Sì, faranno questa sorta di, diciamo, di processione, di percorso insieme, quindi daranno inizio a quella che è anche la loro giornata perché poi il momento del pomeriggio è essenzialmente un momento che loro hanno voluto proprio come amministrazione ed è bello questo che non sono sempre iniziative sicuramente benedette dai frati, quindi, però che nascono eh, dal loro desiderio di incontrarsi quindi si incontreranno qui e poi tutti insieme anche in segno di unità, in segno di, di partecipazione quindi sfileranno accompagnati dalla banda come un po' nelle, nelle nostre tradizioni, no? nelle, nelle tradizioni delle nostre feste fino ad arrivare e quindi prendere posto poi nell'aula liturgica per partecipare alla celebrazione. In conclusione possiamo dire sicuramente che si tratta di una giornata questa bella, calda soprattutto, e questo non, non guasta, ma anche piena di serenità. Quello che stiamo notando proprio in queste ore, quella serenità che forse deriva anche da questa post-pandemia, sempre tra eh, come dire con il beneficio di inventario che sta donando. Nuovo impulso anche agli stessi pellegrinaggi e questo lo noterete, lo state notando già adesso anche con le prenotazioni per quest'estate qui a San Giovanni. Sì, sì, eh, prenotazioni che iniziano ad arrivare, si è mosso molto soprattutto il mondo estero. Um, loro sono quelli che hanno avuto subito più fiducia, quindi stranamente quindi la presenza lo si vede anche con un colpo d'occhio, insomma eh, li vediamo sfilare anche qui davanti a noi. Quindi gli stranieri sono quelli che sono, um, hanno prenotato prima proprio, quindi hanno fatto sentire prima la loro presenza, anche perché eh, diciamo, i gruppi nostrani, i gruppi italiani eh, hanno modo ecco, poi di, di godere di tutto l'arco dell'anno dell anche per venire a San Giovanni Rotondo. Loro avevano proprio proprio la fretta e la voglia anche per pellegrinaggi rimandati negli anni scorsi, quindi ci dicevano sono due anni, sono tre anni che abbiamo preparato questo pellegrinaggio e per tante cose, per tanti motivi non siamo potuti venire, quindi adesso sono venuti e, e si vede, si, si nota anche, come dicevi tu, questa serenità e questa voglia di essere qui. Ecco le prime note della banda musicale che sta facendo le sue prove, intanto ringraziamo Carlos Sciarra, gli auguriamo buon lavoro e restituiamo la linea allo studio. E grazie al nostro Nicola, grazie a Carlos Sciarra, ancora buon lavoro a tutti. E Intanto voglio subito salutare, che è in collegamento con noi già pronto da un po', il carissimo oh, super collega Franco Bucarelli che ci ha aiutato anche a cominciare la nostra avventura. Franco, sei collegato? Buongiorno a voi, certo che sono <ride> collegato, mi spiace, non essere, mi spiace non essere collegata anche da un punto di vista visivo, ma sono col cuore lo stesso vicino a voi. Allora comincio subito con una dichiarazione doverosa, io sono stato miracolato da Padre Pia, perché nel giro di cinque mesi... Ho subito quattro interventi operatori che variavano da un tumore alla testa ai bei passi al cuore. Quindi devo veramente la mia sopravvivenza a Padre Pio e alla fede con la quale io ho investito la mia preghiera. Caro Franco, tu c'eri vent'anni fa, tu eri lì. Ci sono le prove, naturalmente non potevamo incentrare come dire, la puntata sui protagonisti tra coloro che c'erano, stiamo facendo un po' di conta chi c'era, chi non c'era, abbiamo scoperto anche figure importanti. e ci sono ancora. Eh, no, no, tu c'eri a Roma, anni, quindi... Quindi, alla soglia dei 90 anni, miracolato, sono ancora sulla appunto, breccia. Appunto, no? Dico, ma tu eri lì. Quindi, adesso, siccome devo dare la linea alla regia per pochissimo, resta con noi collegato, così poi, da gran cesellatore di episodi, quale sei, ce ne Ehi. racconti eh, anche uno inedito. A tra poco. Va bene. Tempo d'estate, oggi molto più lungo del consueto, siamo partiti due ore prima del previsto, abbiamo da celebrare il ventennale della canonizzazione guardando avanti, guardando all'oggi, guardando indietro. Ho cominciato a salutare un ospite che è un personaggio col quale potrei anche parlare dell'attualità purtroppo in termini di esperienze di guerra sul campo, ma oggi ci dedichiamo alla canonizzazione di San Pio proprio perché Franco Bucarelli era lì e soprattutto perché Franco Bucarelli, questa storia l'abbiamo raccontata tantissime volte ma lo ricordo per quei pochi che non lo sanno, ha incontrato Padre Pio e gli ha rubato un'intervista radiofonica. Ma intanto ascoltiamo anche alcune interviste di una persona che riconoscerete che sono state realizzate a Roma vent'anni fa. Della, di Lecce. Noi siamo proprio della provincia di Lecce e Trepuzzi. Bene signora, siamo voi... del gruppo di Padre Pio, della dolorata di Trepuzzi. Mi vuole raccontare le sue emozioni di ieri signora? È un'emozione tremenda. Io sono stata già alla piatificazione di Padre Pio nel maggio del 99, ma questa emozione è stata più grande ancora. E poi oggi, oggi ho visto proprio il Papa da vicino. Per noi il Padre Pio lo portiamo nel cuore sempre. A noi e la nostra famiglia. Bene signora, lei invece da dove viene? Da San Gennaro da San Gennaro Vesuviano. Gennaro. Da San Gennaro Vesuviano, abbiamo un gruppo fondato da dieci anni. Le sue emozioni di ieri, signore, è stata una giornata indimenticabile. Indimenticabile però per noi il Padre Pio è diventato santo il momento in cui il Papa il 99 l l ha fatto la beatificazione il 2 maggio, quindi per noi il Padre Pio già era santo. Ieri ci ha dato la conferma però rimane sempre nel nostro cuore e la realtà già più bella è stata oggi, stare qua dentro con il Papa e con i ringraziamenti di tutti i gruppi. Signora nonostante, nonostante il caldo, nonostante la giornata torrida di ieri, ancora una volta eh, la gente ha dimostrato questo grande amore per Padre Pio, vero signora? Molto molto, siamo lì. abbiamo resistito con tanto amore tutti, tutti il nostro gruppo. E vengo dalla provincia di Napoli. Un'emozione grandissima quella di essere Ho pianto, io ho pianto sempre, quindi lui deve pregare prima per gli ammalati, per tutti gli ammalati e per la pace nel mondo, nelle nostre famiglie, per tutti. Bene, grazie, grazie signora. E naturalmente, era Paola che saluto e soprattutto torno a salutare Franco Bucarelli. Ti abbiamo rimerso in quel 16 e 17 e anche tu da qualche giorno prima eri a Roma, giugno del 2002. Ti voglio subito chiedere che cosa di preciso, di preciso hai notato di più quel giorno del Papa e anche magari di qualcun altro che è un pellegrino per te speciale. Allora, la prima cosa che ho notato, una specie di denominatore comune nelle folle venute da ogni parte d'Italia, in quel momento mi sono ricordato del mio incontro con Padre Pio e mi è rimasto impresso indelebile nella mente e nel cuore. Perché? Perché io mi ritengo depositario del testamento di Padre Pio. Quando lui, alla fine dell'intervista io gli auguro tanti anni di vita, lui mi dice: No, io mi sento tutto sfracassato, significa che quella era la dichiarazione finale della fine del combattimento. Padre P è stato un combattente tutta la vita, tutta la vita, ha cominciato a combattere contro il demonio quando era appena appena è entrato nella, nella sfera. Franco, del Franco, non per interromperti, perdonami, però siamo non concentrati non. proprio sui ricordi anche appunto del grande Giovanni Paolo II, di quel giorno che tu sicuramente da quel grande giornalista che sei, magari sei riuscito a individuare in un momento non formale, così come era accaduto poco allora, tempo prima. Allora devo fare una premessa, io di Giovanni Paolo II sono stato grande amico perché l'ho conosciuto quando per la prima volta andai a intervistarlo a Cracovia ed era semplicemente arcivescovo di Cracovia, poi diventa cardinale, lo perdo di vista e poi il giorno dell'elezione papale me lo ritrovo in piazza San Pietro ed era questo vecchio affettuoso amico il quale si stupì moltissimo come mai io ero arrivato a Cracovia in pieno regime comunista quando non si poteva assolutamente concepire di arrivare come giornalista e per giunto non comunista e, e io gli spiegai che ero entrato lì come rappresentante di pomodori e non come giornalista. Lui si fece delle risate grandissime no? e tutte le volte che mi vedeva... Mi scherzava, io l'ho intervista, poi ho fatto un'intervista esclusiva con lui. Appunto, ma, voglio che ho dire, citato. Letto, ma lui mi chiedeva sempre, tutte le volte, ci siamo incontrati 11 volte. Lui, tutte le volte, Spero. scherzosamente, sottovoce, mi chiedeva, mi ha portato i pomodori, no? Ma con lui, allora... con lui non ti sei mai confrontato sulla tua intervista, a Padre Pio? Avresti sì, potuto no, dovuto devo, farlo. Devo dire, devo dire questo, io l'ho trovato sempre visibilmente emozionato quando abbiamo parlato della famosa richiesta della dottoressa Poltavska, cioè quando eh, Giovanni Paolo certo, II dell'epoca certo. Inoss... Carol Wojtivo si è rivolto a Padre Pio certo. e fu subito esaudito. La, la Portavasca, poverina, è morta a 101 anni da poco, no? Però no. ho parlato con lei. No. Eh, Perché vuoi ecco, come è lunga la tua vita, è lunga anche la sua, certo, <ride> certo. Ma io quest'anno celebri 70 anni di giornalismo, Appunto. quindi ho cominciato a quindi, 20 anni. Ritornando ben, a, quel tornando, ecco. a, a quel giorno. tornando a quel giorno. Io mi sono sempre accorto, due volte abbiamo accennato che poi Giovanni Paolo II volle sentire quell'intervista interviste che aveva realizzato con Padre Pio per completare la sua conoscenza e io gli riportai un CD dove c'era l'intervista certo. completa. Lui ha sempre avuto una, una devozione profonda per Padre Pio, un rispetto. Sì, aveva va, che era già io voglio sentire da te profumo di dettagli Franco perché è chiaro che tu giustamente sei abituato per ogni evento a fare anche come dire l'articolo di fondo però a noi anche perché il tempo corre servirebbe un piccolo dettaglio qualcosa che ti porti nel cuore di quel giorno e che ho immaginato potesse essere appunto legato anche al Papa perché stava molto male quel giorno. Dunque, quel giorno, quel giorno io sono stato a fianco di Paola Paola Russo, che è la vostra inviata. E che, di cui abbiamo è, mandato le interviste, infatti. Esatto, ma eh, per lei fu un battesimo di fuoco, perché una cosa è fare un collegamento, un'altra cosa è trasmettere la, la canonizzazione di, di, di Giovanni Paolo II. Quello che mi, quello che mi colpì fu l'omaggio della, della folla, quella folla che ha gridato subito dopo la sua morte, santo, santo, subito. Ma eh, la cosa che mi colpì e ho cercato di capire in quel momento perché Giovanni Paolo II era così legato a Padre Dio. Era legato che, come lui, era un difensore della fede. Della fede vera che non ammette, wow. eh, che non transige niente. Padre Pio è stato un combattente della fede certo. e della preghiera. Giovanni Paolo II era anche un cultore della preghiera. Ma che cosa vogliamo intendere per preghiera? Per preghiera non era solamente l'orazione. Allora, Franco, asciugava. per guarire, hai pregato molto tu, visto che hai aperto con questo commovente eh, Guarda, miracolo. Guarda, è venuto un momento, due momenti in questi eh, è veramente stata una tragedia anche per mia moglie, superata poi con la forza della fede. Due volte la morte mi è passata davanti. Io mi sono raccomandato a Padre Pio e a un altro santo che io non è ancora santo, ma che io spero diventi santo, che si chiama Padre Giacinto, che sta dalle nostre parti. Allora. Perché io avevo la sensazione che ce l'avrei fatta? Pensa che i medici hanno chiamato mia moglie e hanno detto: Signora, saluti il suo marito perché non vedrò l'alba di domani. No? Immaginate la disperazione di mia moglie. Certo. Quindi, in quel momento, io mi sono rimessa nelle mani di Giovanni Paolo II e di Padre Pio. Ho detto: Vedete, se è arrivata l'ora, venitemi a pigliare, ci incontriamo finalmente, ci rivediamo dopo tanti anni ma eh, quello che mi è rimasto impresso Maria Pia e che non dimenticherò mai era la maniera di pregare di Padre Pio che non era un biascicare di parole per preghiera lui intendeva la completezza della vita cristiana cioè la comprensione per il fratello la comprensione per i malati la comprensione per chi era più debole quella significava per lui attuare la preghiera. Non solo, ma ti dirò di più che oggi come oggi la fede di Padre Pio e quella di Giovanni Paolo II, che sono stati due guerrieri che hanno combattuto per la purezza della fede in un mondo in cui si parla di eh, transgender, di, di matrimoni gay, di que le, le, i, queste due figure si ergono maestose a difesa della fede dei valori fondamentali. Cioè, non hanno mai ammesso. Carissimo di Franco, di eh, purtroppo sono scoccate le 10 e non ho davvero più tempo, però sei stato proprio al centro della nostra trasmissione, perché noi dalle 8.30 staremo fino alle 11.30, quindi proprio nel cuore, tu ci hai aperto il cuore e io ti ringrazio per questo. Un grande collega che sicuramente avremo modo di ritrovare, una grande notizia quella appunto di una grazia avuta anche per intercessione di padre pio e adesso andiamo di seguito perché siamo già pronti dalla regia a un collega che conoscete benissimo per il suo lavoro su padre pio ma c'è ancora qualcosa da conoscere in una giornata come questa dunque dico grazie ben trovato a francesco francesco bosco eccolo Buonissimo. Sei buongiorno, bello abbronzato. Buongiorno a tutti. Ciao Francesco. Allora, buongiorno a tutti. Vent'anni fa. Dove eri vent'anni fa? Esatto. Vent'anni fa, fa ero a Pietrelcina e vivevo questo momento importante per tutti. In un altro luogo significativo, perché mi era stato chiesto da un frate, mh, amico: mh, ecco, di, dato che tutti i confratelli di Padre Pio erano tutti a Roma, mi era stato chiesto di, di, di stare lì. E di fare un po' da organizzatore per tutti i frati e eh, sacerdoti che arrivavano da fuori eh, da, da fuori Pietrelcina per eh, tutto quello che avevano necessità e bisogno, ecco, Tu non esisteva per me ancora. Ricordiamo che, radio padre Pio che per me. facevi parte della gifra, quindi comunque sì. San Francesco insomma, e sì, Padre sì, Pio li conoscevi facevo. già bene. Eh. Sì. Facevo parte del Consiglio nazionale della gioventù francescana, ho fatto parte anche della, eh, de della, del della GIFRA della provincia religiosa, quindi eh, avevo un ottimo rapporto con i frati perché mi hanno, in quel, in quel periodo era Nazario il guardiano della fraternità di Pietrelcina e mi affidò proprio l'organizzazione del convento perché lui per un giorno intero, un paio di giorni... Non era, non, era, non era disponibile ecco, da questo punto di vista. Adesso eh, purtroppo... Anche da sì. te Francesco, siccome qui abbiamo anche un po' aperto il cuore oggi, andiamo un po' oltre sì. quello che può essere appunto un racconto solo di quello che avverrà o di quello che è stato. Perché appunto tu, stando per tanti anni a contatto con le immagini di Padre Pio, sicuramente appunto hai anche eh, un una storia tua interiore che vuoi condividere con i telespettatori in questo momento, perché normalmente nei tuoi servizi certamente non puoi farlo, visto che si parla di Padre Pio e non di te. Sì, diciamo che dal giorno della canonizzazione è cominciato tutto, è cominciata la mia avventura con Teleradio Padre Pio, è cominciata la mia avventura... Uh, come, tra virgolette, come giornalista, perché è stato proprio in quel periodo che poi tutto è sbocciato. Ho cominciato a, a, a fare radio, uh, lo ricorderai. Nel, 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 certo, nel luglio successivo però perdonami eravate... al di là delle singole sì. tappe che sono sempre importanti nelle nostre vite però noi qui come sì. ha fatto anche padre Aldo forse non l'hai potuto seguire ma mi ha sorpreso con un dettaglio meraviglioso in, inedito anche tu magari se puoi darci un dettaglio proprio di come la tua interiorità si è trovata mutata a sorpresa per questa vicinanza a padre Pio Santo allora, io devo, devo dire questo, stranamente, paradossalmente, io eh, in quel periodo e negli anni precedenti, eh, non sapevo neanche chi fosse Padre Pio. Nel senso, cioè, mh, nonostante sia cresciuto in un convento dei frati minori Cappuccini, per me San Francesco era tutto. Ehm, giovane Francescano, però questo padre pio che tornava sempre, continuamente, perché giustamente i nostri frati ne parlavano spesso, no? e poi si avvicinava alla canonizzazione. Uh, forse ero un po' come tutti, una maggior parte di, 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 di persone, personaggi che tendono sempre ad additare questa figura uh, per questo um, quasi uh, questa devozione, quasi uh, questo fanatismo ecco, uh, a livello di devozione uh, e allora ero un po' distante da questa paradossalmente, ahimè è proprio così uh, poi padre Pio io credo che in quei giorni uh, e dalla beatificazione, poi anche da, con la canonizzazione eh, c'è stato un po' uno stravolgimento. Nel senso che, eh, poi io partecipai anche alla prima festa liturgica eh, di, di Padre Pio, eh, ma mh, quello che a volte gli chiedevo, ma gli chiedo, anche perché erano, era un momento importante della mia vita, io ero quasi ad una scelta, no? Ehm, anche a livello personale, e gli chiedevo: ma, ma tu che cosa vuoi da me? Nel senso, che cosa cerchi da me? Perché continuamente eh, ti presenti attraverso segnali, segni, eh, eventi: eh, Perché, ecco, che cosa vuoi da me? Poi l'ho capito nel corso degli anni e eh, Padre Pio veramente mi ha assegnato. Ha, ha segnato la mia vita, continua a segnarla. e mi fa vivere all'interno di, di un mondo di cui. Eh, io sono orgoglioso e allo stesso tempo sono felice di, di continuare a portare a tutti. Ecco, io nel 2001 lo conoscevo pochissimo, nel 2002 lo conoscevo pochissimo Padre Pio, ma proprio poco. Ecco, conoscevo quello che forse in tanti, tanti conoscono, cioè soltanto... Um, eh, Conoscevo veramente poco, eh, ma in quel, in quel periodo io lui è entrato nella mia vita in modo prepotente, come quando lo raccontiamo agli altri e gli altri si raccontano a noi. Padre Pio ha fatto la stessa cosa anche con me. Grazie eh, Francesco. È entrato hai prepotentemente detto, nella mia vita. Ci hai detto veramente l'essenziale. Voglio ricordare che in fondo noi tutti facciamo proprio triangolazione con Padre Pio. Tante volte il nostro lavoro ci porta pure a non poterci dire o seguire in tutto quello che facciamo reciprocamente. È normale, ma invece attraverso la triangolazione con Padre Pio, secondo me, tutto poi va per il meglio e in una giornata come questa lo si sente lo si sente proprio dentro. Ti ringrazio veramente e grazie naturalmente ti auguro buona festa a te e alla tua splendida buona famiglia. Festa. Ciao, buona festa Francesco. a tutti, grazie mille. Grazie. E dunque, noi tra poco rientriamo in un alveo completamente diverso, come vi dicevo ieri, oggi e domani, ma uno ieri anche fatto di storia, di grande storia. Siamo anche addirittura d'arrivo ad con eh, la presenza qui in studio di Padre Franco Moscone, l'arcivescovo di questa Quindi con la regia anticipiamo qualche secondo e poi una nuova pagina in questo speciale. diversi ospiti. Qualche istante e eh, avremo eh, monsignor eh, padre Franco Moscone come preferisce lui essere chiamato, poi ancora Luciano Regolo e dunque eh, direi che in questo momento per sistemarci eh, possiamo fare una piccola pausa proprio con una delle nostre rubriche, quella dedicata ai fiori. Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica un giorno un fiore oggi vi voglio parlare della dipsis areca un esemplare molto particolare particolare perché fa parte di quelle piante da appartamento sempreverdi quindi che necessitano di eh, luce adeguata per far splendere le loro foglie e fa parte, di famiglie, fa parte di quella famiglia di quelle piante utilizzate per arredare alcuni ambienti, alcuni angoli dei nostri appartamenti o dei nostri luoghi di lavoro. Uh, sono esemplari resistenti, um, poiché anche se a volte, magari per il troppo caldo, le punte abbizziscono. Non fa niente, la parte centrale della pianta, il suo fulcro, rimane sempre attivo per generare nuove foglie. Sono piante sostanzialmente tropicali, esemplari che vivono eh, ad alte temperature ma con un altissimo tasso di umidità. Eh, questo permette l'umidità di eh, avere delle foglie sempre eh, turgide verdi e di non avere eh, le punte molto secche. Uh, l'inconveniente di queste piante che hanno questa struttura esile affusolata soprattutto nella parte delle foglie è quella di uh, presentare queste punte un po' secche questa è la caratteristica anche un po' di queste piante nei nostri climi che si può evitare come uh, sostanzialmente irrorando sulla parte aerea della pianta dell'acqua uh, distillata, piovana o di rubinetto che possa mantenere sempre umida la parte fogliare e possa quindi evitare che eh, la secchezza delle punte si estenda fino a metà foglia. Un uh, buon trucco per mantenere queste piante in salute, come nel caso di questa, è avere un, sempre a disposizione un concime, un concime con una titolatura di ferro affinché possa uh, dare brillantezza e lucentezza alle foglie. E affinché questo concime possa anche mantenere la pianta sempre sana e quindi eh, possa essere sempre pronta eh, agli all inconvenienti di non essere nel suo luogo d'origine, quindi allo stress della luce, allo stress del caldo e così via. Mm, sono esemplari resistenti, eh, alcuni raggiungono anche notevoli dimensioni. Sono raggruppati in più piante per dare questo effetto esplosivo a cespuglio come un getto d'acqua che si erge dal basso verso l'alto. Ehm, hanno alcune anche delle foglie variegate, sono ideali per quegli ambienti, ad esempio gli angoli della casa o gli ingressi, eh, poiché non necessitano di moltissima luce, sono molto resistenti a un buon filtraggio. Ehm, e quindi vengono utilizzate anche in ufficio e via dicendo. Sono molto belli, purificano l'ambiente. Insieme, cara Brunella, la confidenza è tanta che ho detto silenzio. Forse siamo andati direttamente eh, in onda. Così, ben trovati, e sei qui in rappresentanza di tutti coloro che padre Pio l'hanno presa la lettera, cioè innanzitutto preghiera, preghiera con la quale poi si agisce e si, e si, cambia le, si cambiano le proprie vite. Ben arrivate, bentornata. Ben a tutti. Ben vediamo tutti. la carissima Brunella Pavone eh, il 23 settembre, nei momenti forti ci sei sempre stata. Il 16 giugno 2002 ovviamente eri a Roma, immagino. Con mille pellegrini. Eh, bellissimo. E poi quel giorno che cosa hai detto a Padre Pio? Che era già un percorso avanzato con lui? Ma io già da giorni sto ripercorrendo queste date eh, che per me hanno un ricordo indelebile, per me e per tutto il gruppo. Perché? Perché ho sempre cercato di organizzare, di partecipare a questi eventi, però eh, ricordando l'evento della beatificazione e della canonizzazione, portare mille persone a Roma. Per questo entusiasmo che coinvolgeva tutti, per me ancora adesso mi fa tremare. Tu e... Hai raccontato tante volte anche nei libri la tua storia ed è importante questo, poi anche il tuo rapporto con Casa Sollievo, anche attraverso il dottor Bruno. Pavone. Adesso hai scritto anche Su Padre Innocenzo da Campobasso, cappuccino che per tanti tantissimi anni è stato qui proprio a casa sollievo della sofferenza. e un frate eh, meraviglioso, ma che non tutti coloro che ci seguono hanno potuto conoscere. Ha intitolato questo libro molto corposo Amo tutti in Dio. Perché? Padre Innocenzo, che è stato ha avuto l'incarico da Padre Pio come cappellano per 45 anni in casa Sollievo e poi suo confessore è stato il mio padre spirituale per 11 anni. E la nipote qui presente, una nipote eh, proprio in primo grado, Angela Manocchio di Campobasso, sapeva di questo mio rapporto intenso con padre Innocenzo e ha voluto a tutti i costi che io scrivessi questo libro. Già aveva parlato con il vescovo Moscone per un'eventuale beatificazione, infatti c'è la lettera, ma il vescovo ancora non conoscendo padre Innocenzo la ringraziò e Pregò lei di raccogliere le testimonianze. Quindi mi ha voluto a tutti i costi coinvolgere. E riguardo al titolo, io, ovviamente, all'inizio mi sono sentita piccola piccola. Perché scrivere un libro su Padre Innocenza, insomma, per me era. Ogni tanto qui vedo, soprattutto del, del 92. E quindi 30 anni fa, fioretto, fioretto. Sì, perché io ho diviso questo libro riguardo al titolo, eh, era difficilissimo dare un titolo a un libro di padre Innocenzo. Allora, Memore degli insegnamenti di padre Pio, ho mandato l'angelo a padre Pio. Senti, padre Pio, prima di Le andare a me, dimmi voi. tu come devo, qual è il titolo che devo dare a questo libro. E sono andata a messa, sono ritornata a messa. Ho aperto un libro sui pizzini che aveva scritto padre Leonardo. Che non sono solo quelli dei mafiosi, i pizzini, eh, pizzini sono i ricami. Eh. C'era eh. un pensiero dove c'era scritto: Amo tutti in Dio. Ale, questo è il titolo. Quindi, padre Pio ha risposto, <ride> è venuto fuori questo libro che ho dovuto dividere in fascicoli, perché padre Innocenzo è nato a Campobasso, poi è stato a Morcone, ad Agnone, a, a Gesualdo, a, a Morcone, a Campobasso, a San Giovanni Rotondo, per cui io ho raccolto, le testimonianze delle persone che l'hanno conosciuto, anche delle bambine ecco, che se lo adesso ricordano. Puoi anche eh, dare la comunicazione eh, a chi devono scrivere se vogliono appunto il tuo libro. Sì, eh, sul mio libro appunto ci sono anche gli indirizzi Facebook e l'email, però possono scrivermi, telefonarmi al mio numero, lo posso dare? Certo il mio numero di cellulare 328 89 83349 poi possono fare Lunella il documento a, a disposizione. Voi. tra l'altro è molto social sempre giovanissima sempre bella complimenti padre Pio evidentemente ti ha voluto lasciare anche questo di carisma comunque io eh, sono emozionatissima perché questo libro io l'ho curato nei minimi particolari, raccogliendo le testimonianze delle suore, dei medici, di altri cappellari. Un frate di una dolcezza unica. Io l'ho incontrato purtroppo una sola volta, ma sono rimasta veramente colpita. E leggendo questo. questo libro, Maria Pia. Um, si devono meditare gli insegnamenti di un santo cappuccino. E che cosa ti ha detto lui di padre Pio? Beh, a me. Ehm, un ricordo allora, spirituale. Sì, padre Innocenzo mi seguiva tutti i sabati perché io, ogni primo venerdì del mese, portavo il mio gruppo di preghiera. E il sabato eh, mi seguiva spiritualmente. Poi ho scoperto, tramite la testimonianza di Suor Pasqualina che è nel libro, che diceva "E eh Brunella qui, falla dormire qui lui voleva mi, veramente mi voleva bene come una figlia e mi ha dato degli insegnamenti molto importanti voglio dire con padre, volevamo, volevamo sì, anche con un, un ricordo di padre Innocenzo con padre Innocenzo padre con padre Inno ecco ehm, io una volta eh, chiesi ma padre Pio dove sta? <ride> disse lui no? E lui mi disse che Padre Pio viveva nella casa, continuava a soffrire negli ammalati, insieme a Gesù. E la medicina di Padre Innocenzo era amara perché dava dei suggerimenti. Io non ho visto mai Padre Innocenzo seduto in chiesa, sempre in ginocchio. Io l'ho fatto, l'ho seguito per vent'anni, poi non l'ho potuto fare più a causa delle mie ginocchia malate. Però non ci si sventagliava. Assolutamente, non si entrava in chiesa o in vestaglia o con la giacca sulle spalle e a un ammalato, una testimonianza del dottor Boraggine, la mattina il dottor Boraggine entrò nel reparto di geriatria per, dare, per misurare la pressione mentre padre Innocenzo distribuiva la comunione. A un signore malato ricoverato non gliela volle dare la comunione e perché? perché aveva le gambe accavallate. Quindi le gambe accavallate in chiesa a, non si tengono. A volte appunto i dettagli sono importanti anche per comprendere come cambiano eh, le abitudini e non sempre ovviamente in meglio non sempre ci se ne rende conto. Carissima Brunella, io ti auguro un giorno di festa insieme con il tuo gruppo, insieme con la signora Angelina che naturalmente ringrazio di essere venuta Qui a, a, a incontrarci. Ma perché, posso, posso dire ma sì, una cosa. aggiungere che questo libro è stato voluto da Padre Innocenzo che andò in sogno ad Angela facendosi vedere, c'era un signore nella piazza sul Sagrato con le. Mani al, al braccia alzate e diceva pregate Padre Innocenzo, pregate Padre Innocenzo e lui pregherà per voi. E lei, dopo tante remore, dice: Ma che posso fare per te? Ha incominciato a, a girarmi intorno e poi a convincermi. E allora torniamo a vederlo, Padre Innocenzo vicino a Padre Pio, com'è in copertina. Così anche il suo volto. Magari se giri il retro, scusa, se giri ah, in retro. Ma vediamo anche la retrocoperazione. Perché tra il, il fiore preferito la da contro. padre Pio era il girasole. Ah, e benissimo. siccome padre, eh, padre Innocenzo aveva sempre il suo sguardo rivolto verso il cielo, io ho voluto immergere in un campo di girasoli, infatti anche la pagina, il numero della pagina, è racchiuso in un girasole. Ovviamente il girasole è, un libro... è il fiore che per antonomasia segue il sole e quindi, quindi anche a grafica... simbolico è eccezionale. Anche graficamente il libro è coloratissimo. E siamo di nuovo eh, con eh, consigli dalla regia, che però non ho potuto sentire. Probabilmente siamo pronti già con altri ospiti. E, quindi, eh, abbiamo... Maria Pia, scusa, un ringraziamento particolare a Padre Aldo Broccato, che ha curato la presentazione prestigiosamente. Bene. Con Padre Aldo, appunto, abbiamo aperto la serie degli ospiti. Come vi dicevo, abbiamo tra poco anche la rassegna stampa storica di quei giorni con il nostro direttore. Abbiamo Luciano Regolo per presentarvi delle, una storia con tanti profili inediti: quella del rapporto tra Padre Pio e non solo la Principessa Maria José, ma anche eh, la Casa Savoia tutta. E quindi eh, con. Eh, un nuovo augurio eh, davvero di continuare con questa grande voglia di fare e con questa grande capacità di coinvolgere tanti nella devozione a Padre Pio e mandando un pensiero insieme a Padre Marciano Morra, che spero ci stia vedendo, ti saluto perché Padre Marciano è qui, noi l'abbiamo detto tante volte in questi mesi. Io mi commuovo tanto quando ci penso, Ieri mattina perché tra l'altro l'ho conosciuto la primissima volta proprio tramite tuo tramite. Ecco adesso mi è, mi è venuto il dettaglio, no? per padre Gerardo è stato diverso. Grazie intanto alla regia della pazienza per qualche mia sbavatura e naturalmente restate con noi, sono le 10 e 25 minuti. E riprendiamo insieme. Abbiamo avuto sia pure con qualche minuto di ritardo rispetto al, previ, eh, al previsto il piacere la conferma che Padre Franco anche in questo giorno speciale è qui con noi e soprattutto con i nostri telespettatori. Ben arrivato carissimo Grazie Padre Franco. Grazie a lei e a tutti quelli che ci seguono sulla Se TV. Del tu mi fa Grazie veramente te, allora. piacere. Eh. Grazie a te. È segno appunto di paternità a cui tengo. <ride> Dobbiamo dare subito una notizia, cioè alle 11.30 la celebrazione eucaristica non sarà presieduta dal cardinale Tagre come previsto. Perché? Perché ha avuto un improvviso aggravamento di salute alla vista e ieri è, si è dovuto sottoporre a un in, piccolo intervento eh, chirurgico via laser per gli occhi, quindi gli è sconsigliato di muoversi e quindi da spostarsi in macchina da Roma a San Giovanni Rotondo e viceversa sono otto ore di viaggio e sarebbero rischiose, come ovviamente avrebbe dovuto celebrare mantenendo insomma attenzione ai movimenti. Ecco. Eh, lo e comprendiamo. questo saluto che gli avrebbe fatto, che cosa gli avrebbe detto a un uomo così stimato oltre che cardinale? Dunque io conosco personalmente il cardinale Tagle da quando non era cardinale e io non ero vescovo. Ho incontrato la prima volta il Cardinal Tagle nel 2007, lui era vescovo della diocesi di Imus eh, nelle Filippine... Eh, una la sua diocesi di nascita, esattamente, dove aveva percorso tutto, tutta la sua vita. Quindi, come prete novello, come formazione, diventato rettore del seminario, un meraviglioso seminario diocesano, interdiocesano e che collega anche tante congregazioni religiose delle Filippine, compresa la mia, poi divento parroco della cattedrale e, e vescovo per volontà di, di Giovanni Paolo II. Quindi è dal 2007 che conosco il Cardinal Tagle. Ho avuto da superiore generale tante occasioni di, di, di stare con lui, di parlare con lui, eh, di partecipare anche ad incontri di preghiera e di riflessione per i novizi e per le religiose nelle Filippine. E la, sua, la sua parola, la sua modalità di approcciarsi e di comunicare il Vangelo mi ha sempre impressionato. Ricordo che eh, poi da, da cardinale di Manila... Eh, nel 2011 divenne, divenne cardinale di Manila, eh, tutti i sabati teneva eh, per tv e radio della diocesi eh, una, un, una breve riflessione sul Vangelo della Domenica. E, ed era una riflessione veramente eh, di vita, insomma. E anche per me, insomma, che l'inglese lo trattavo come potevo, riuscivo comunque a comprendere e a nutrirmi ecco, di quella Carissimo parola. Carissimo padre Franco, un, un attimo che diamo anche la linea in esterna perché siamo collegati in diretta con il Sagrato, la Chiesa Cielo Aperto e c'è il nostro Nicola Morcavallo che vedete già appunto pronto. A te Nicola. E riprendiamo la linea dal sagrato di Santa Maria delle Grazie per un saluto da parte di Don Lillo De Rosa, parroco in Bari, che è giunto qui a San Giovanni Rotondo in occasione appunto del ventennale della canonizzazione di Padre Pio, insieme ad un gruppo che è già in piena attività in visita nei luoghi. Allora, Don Lillo, un saluto da parte vostra come gruppo e soprattutto. Una riflessione veloce su quello che è il periodo di post pandemia e quindi sulla ripresa anche dei pellegrinaggi. E per noi motivo di grande gioia poter partecipare oggi a questo anniversario di canonizzazione, il ventesimo di San Pio. Ecco sicuramente si pone anche in una situazione particolare, stiamo uscendo dalla pandemia e quindi finalmente dopo un po' di anni riprendiamo a compiere i pellegrinaggi così importanti nel cammino di fede dei nostri fedeli. L'augurio che questa ripresa sia non soltanto a livello sanitario ma anche a livello di santità e di vita di fede nella normalità. Grazie Don Lillo, lasciamo il parroco al suo gruppo e restituiamo la linea alla diretta. Saluto appunto a tutti coloro che certamente si stanno preparando a questa celebrazione. Dunque Padre Franco, adesso abbiamo dato la notizia, sarai... Se posso anche io sì, manca, il tuo, no diamoci del tu che altrimenti vado con lui <ride> alla no, <ride> o alla francese, eh, o alla francese. Pre preferisco allora, il tuo all'inglese. Ok, però io non in inglese. <ride> eh, tu celebrerai appunto alle 11:30. Presiederai questa bella celebrazione di festa. Dov'eri vent'anni fa esatti? Allora, vent'anni fa esatti non saprei dire che cosa stessi facendo. Credo fossi impegnato con gli esami di maturità dei miei alunni, visto che si trattava di metà, di metà giugno. Ero di comunità a Genova, non avevo nessun interesse, detto tra virgolette, per la figura di Padre Pio e per quanto stava avvenendo. Eh, in quel momento, insomma, in piazza San Pietro, qui a San Giovanni Rotondo, non era una figura di un santo che, che riguardava la mia formazione e anche eh, quello che era la mia missione in quel momento, così anche 23 anni prima al, alla, alla, <ride> alla beatificazione, il 2 maggio del, del 98, del 99. Eh, 99 ero in Polonia di, di comunità. E, e non ho proprio nessun, nessun ricordo. Non è un obbligo conoscere no. tutti i Santi. Sì. nessun ricordo, neppure immagini, non so, televisive. No? Non, per cui. È così. Per me quest'oggi è, è, la, bello prima, questo è fatto, la prima. Lo sai che è bello per noi eh, abbiamo tantissime persone che io ero di qua ero di là ma non avevo trovato nessuno che proprio certo. obiettivamente non era interessato all'evento perché i media invece lo hanno coperto sì, in una certo. maniera eh, veramente superlativa dal punto di vista quantitativo poi qualitativo ce lo dirà il nostro direttore più tardi che cosa hanno saputo fare e quindi prima di lasciarti secondo te veramente eh, visto che nelle omelie ehm, hai aiutato sempre a capire quali sono i fardelli che portiamo anche per causa nostra. Eh, quando ci rivolgiamo a un santo come Padre Pio, da che cosa soprattutto ci dobbiamo guardare? Qual è, visto che ormai stai qui da tempo e conosci quasi bene mm. Padre Pio e i suoi fedeli e i gruppi di preghiera? Qual è veramente la parola chiave da evitare e qual è la parola chiave da esaltare? Beh, eh, allora non mi aspettavo una domanda così netta, però eh, cerco di rispondere. La parola chiara da, da esaltare, guardando a padre Pio, è la parola con la, P minus, con la P maiuscola, ossia chi è la parola, chi è il logos, se è Cristo. Quindi, la parola che esalta la persona di padre Pio è la persona di Gesù, il Crocifisso Risorto. Quindi, quando guardiamo a padre Pio, quando ci lasciamo in qualche modo affascinare, prendere o anche desiderio di pregare attraverso di lui, dobbiamo guardare a Gesù e dire: Sono di fronte a Cristo. È l'immagine carnale, direi, io del, del Crocifisso Risorto. Eh, quello a cui dobbiamo invece come parola cercare di evitare è un senso di devozionismo, non la devozione. Il Quindi, devozionismo. Diciamo una vecchia parola. Sì, dobbiamo è, è una vecchia parola, ma che rimane sempre come tentazione e come livello basso, livello basso della religiosità e che potrebbe essere anche una forma per far scivolare dalla religiosità cristiana a forme di paganesimo cristianizzate. Ma... Ecco, quindi eh, sono i due elementi, certo. ossia eh, Padre Pio mi presenta in carne la figura di Cristo crocifisso e risorto, mi presenta i suoi atteggiamenti. Ecco, quando invece eh, vediamo Padre Pio, non lo so, dico il taumaturgo o quello che è, insomma, questo mi fa ricadere nel devozionismo e il devozionismo rischia forme di paganesimo e si allontana dal Vangelo. Quindi io credo che la figura di Padre Pio vada anche in qualche modo difesa da certi, da certi atteggiamenti, da certe modalità di presentarlo. E, e di approcciarsi come il devozionismo, mentre la devozione è qualcosa di grandissimo, perché devozione eh, significa scendere dal cielo, devove, ossia votarsi, eh, votarsi a qualcheduno che sta scendendo dal cielo. Vale, allora, chi è questo qualcheduno che scende dal cioè. cielo? È l'incarnato, è il Logos, è Cristo, e quindi. Eh, e in questi anni in cui appunto. Ehm, Papa Francesco ti ha così sorpreso, ma immagino ti avrà anche consultato. C'è stato qualche momento in cui gli hai detto magari una confidenza su Padre Pio? Allora, diciamo la verità, io non ho mai incontrato da vescovo Papa Francesco, mai a livello personale. L'ho incontrato con con tanti altri vescovi quando siamo stati ricevuti come, come cei, l'ho salutato dandogli la mano e baciandogli la mano, ma non ho mai avuto occasione né ho chiesto ecco, di, poter, di essere ricevuto da Papa Francesco. Avevo avuto con lui un incontro prima di diventare vescovo, dove gli avevo fatto delle confidenze, ma non riguardavano assolutamente eh, questo mondo e questo ambiente, riguardavano di più i rapporti con la mia congregazione in cui in quel momento ero superiore generale. È molto bello anche questo dettaglio. E e adesso... È la verità, insomma, anche se molti mi dicono: Ma quando incontri il Papa o oh, 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 di qualcosa. Per... Io. Non l'ho mai incontrato e non mi sono mai sentito in dovere di, do, di portargli qualche cosa. Eh, cerco di ascoltare quello che lui dice e spero, insomma, che. La mia modalità ecco, di, di, di fare, tra di interpretare Comunque, la figura di Vescovo, sia coerente con il suo magistero. Se non fosse stato per questo ruolo così importante di Pastore, Padre Pio, in pratica non l'avresti mai cercato. Non l'avrei la, mai cercato, di sicuro, eh, anche perché avevo altri canali su cui stavo camminando. <ride> certo. ecco, quindi non l'avrei di sicuro mai cercato. Non saprei come interpretare questo. È Provvidenza, ovviamente, la vita è guidata dalla Provvidenza. Non sei tu che ti guidi, a un certo punto ti accorgi di essere guidato e se ti sei lasciato guidare e, e la pro... ovviamente a proposito di provvidenza non possiamo non parlare anche di casa sollievo c'è dopo... bisogno di tanta provvidenza ta... anche eh, dopo tante <ride> tempeste dal punto di vista sì. di quello che è avvenuto in tutto il mondo in fondo anche questi contraccolpi di crisi economica che arriveranno potranno essere un'altra emergenza anche per voi? Beh, in questo momento lo dobbiamo dire con chiarezza: insomma, la situazione finanziaria, economica di Casa Sollievo è in crisi, ma è in crisi dovuta essenzialmente ai contraccolpi della pandemia e al non riconoscimento per un istituto eh, ospedaliero come Casa Sollievo della possibilità di aderire alla legge Ristori. Il che vuol dire che Casa Sollievo si è fatta carico in questi due anni di spese enormi, eh, per eh, dovere e anche per legge, ma non ha visto riconosciuto eh, il diritto, que, il diritto che era di decenni. potere. E stiamo lì, eh, insomma, cercando con la Regione e con il Ministero della Salute certo. di, di, di entrare in dialogo e di far riconoscere insomma, i nostri diritti, oltre che i rischi a cui in questo momento Casa Solievo è esposta. Eh, mh, io credo che questo territorio non possa permettersi di perdere casa sollievo per tantissimi motivi e non solo per motivi religiosi, ma per motivi di, di sanità su questo territorio, per motivi di sicurezza sociale su questo territorio. Eh, per motivi di, di lavoro su questo territorio, certo. perché il garantisce anche lavori di alte professionalità, non così presenti ecco, a, allo stesso livello in questo nostro meraviglioso sud e in questo campo. È Gardano. bello averlo ricordato. Ora la celebrazione Eucaristica, mancano solo 45 minuti. Quindi ritroveremo a presiedere eh, padre Franco Moscone, grazie sì, davvero. Mi, saranno delusi un po', saranno delusi se aspettano un cardinale, si trovano un vescovo zoppo, insomma. Allora Ma, avanti. Io direi che è molto difficile, mi sembra una vieno parola avanti. fuori luogo affiancare delusione a padre Franco, soprattutto proprio per questo carisma della parola chiara e della parola. Che non ha mai i fingimenti Prega, Pregate perché mantenga questa il capacità di parlare, sia che, sì, lo, sì, sì, no, che no. lo Spirito Santo continui a illuminare, che sia lui ad agire. Grazie. grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti. E la linea va alla regia. Abbiamo dunque ancora ospiti da presentarvi. Abbiamo il piacere, dopo Padre Franco Moscone di avere qui in studio Luciano Regolo che già conoscete da diversi anni tra l'altro per aver partecipato come testimonial in qualche modo anche a un momento di preghiera vero Luciano ci siamo incontrati lì sì è indimenticabile durante l'avvento sono venuto qui a San Giovanni Rotondo ma anche sono stato qui per i 50 anni della morte di San Pio e anche i 100 anni delle stimate quindi sono momenti molto che ho vissuto con particolare intensità e poi proprio adesso che sono con Direttore di Famiglia Cristiana, abbiamo ricordato eh, San Pio proprio per queste circostanze. 20 vent'anni con un dossier, eh, affidando poi la parte del ritratto biografico proprio a Stefano Campanella, che ha scritto: Diciamo, mentre mi sono diciamo, occupato della devozione mariana. Eh, padre Luciano Lotti ha ricapitolato come questa devozione ormai sia senza frontiere, non solo geografiche, ma addirittura anche interreligiosa. Perché Padre Pio ispira anche dei musulmani o, diciamo, persone di altre confessioni. Questo lo trovo una ricchezza. Prima di parlare del tuo ultimo. Splendido lavoro, vent'anni fa precisamente dove eri? Io vent'anni fa nel 2002, il 16, giugno. <ride> il 16 giugno del 2002 ero in viaggio di lavoro, quindi ho pensato, però, tuttavia, pur non essendo così vicino come oggi alla fede, ho pensato a questo santo di cui allora non avevo contezza della grande diciamo eh, spiritualità. Eh, che ho scoperto soltanto con letture successive, eh, grazie a, specialmente ai carteggi che lui ha avuto con eh, padre Agostino e padre Benedetto, da cui si capisce questo amore in medesimazione per Gesù, che era secondo me la cosa più bella di San Pio. E mentre forse arriverà una copia del libro che andiamo a presentare che riguarda la principessa Maria José. Regina, è stata regina o meglio, regina perché il suo per marito stato ma... il re di maggio, ma nel colloquio con Padre Pio era la principessa e quindi sì. io ho fatto prevalere questo elemento, mentre arriva questo guardatevi un'intervista dal nostro archivio a uno dei nipoti di questa straordinaria donna. E la sua prima visita a San Giovanni Rotondo? È la prima visita sì, a San Giovanni Rotondo, devo dire che sono molto emozionato, molto contento di venire. Ho sentito diciamo, molto parlare di Padre Pio anche attraverso i racconti di mia nonna che l'avevo incontrato due volte e mi ero promesso di venire quanto al più presto, rendere omaggio a Padre Pio. E ecco. Che cosa le ha raccontato sua nonna di quegli incontri con Padre Pio? non si raccontano, sono dei racconti di famiglia, però era sempre molto, diciamo, era per lei una grande emozione, amava molto parlargli. Eh, ci sono anche incontrati qua nel giardino, credo che dopo andiamo anche a vedere il posto e passavano tanto tempo a parlare di tante cose, però sai, qualche volta mia nonna amava anche custodire i segreti o farci dare la voglia di nella sua vita precedente al ritorno in Italia ha sentito anche all'estero tanto parlare di Padre Pio? Ma sì, soprattutto all'estero, soprattutto in famiglia se ne parlava tanto di Padre Pio, poi anche nei viaggi. Devo dire che è una figura che si ritrova ovunque. ovunque. Anche suo padre ha custodito, trasmettendolo a lei, la devozione che sua nonna aveva per Padre Pio? Tutta la famiglia e spero di anche comprato dei ricordi per portarli a mie figlie e che questa, tra, questa diciamo questa devozione si trasmetta anche ai più piccoli e alle nuove generazioni. E naturalmente avrete riconosciuto il personaggio molto diverso da sua nonna, però celebre anche lui Emanuele Filiberto Luciano. Eccolo qua il tuo libro uh, con questa donna di una straordinaria bellezza, Maria José, sì. che ha incontrato storicamente, sappiamo anche la data precisa, il 12 aprile 1942, padre Pio. Certamente non aveva un diadema, immagino, no, no? c'è anche la foto tra l'altro. E tu perché hai scelto di approfondire questa vicenda? Perché ho ascoltato da, direttamente da Maria José che parlava invece diffusamente dei, su, del suo incontro con Pai Pio, e tra l'altro dandone una testimonianza fuori dal comune. Nel quando l'hai incontrata? Era il 12, quando ho incontrato io Maria José sì. nel, nel, negli anni 90, nel 94, quindi dunque lei era già anziana, aveva circa 87-88 anni. E ricordava soprattutto un particolare, che due cose che l'avevano colpita. Lei era accompagnata da questa nipotina che era Josefine, che poi diventerà Granduchessa del Lussemburgo, figlia di suo fratello Leopoldo, e poi da una dama di corte, Sofia Bossipucci. Um, lei sente immediatamente, appena giunta nel convento delle grazie, sente proprio questo profumo intenso di violette, quindi si chiede e tutti la prendono quasi per, per matta perché non c'erano dei fiori altro, e poi rimane colpita dalla presenza massiccia di giovani, perché noi pensiamo sempre ai testimoni di, di Pavia con persone anziane, invece per l'epoca era piena il convento di, di giovani. Questa dice: Se sicuramente attira così tanti giovani, è una persona speciale. Poi lei ha un momento di difficoltà, perché quando esce il padre dal confessionale ed è vestito, con, eccetera, qualcuno la spinge per baciare le stimate, a lei questa cosa dava un po' impressione, il padre se ne accorge e, le, e blocca tutti dice no, venga con me nella cella e la porta dentro, e poi c'è questo dialogo tra i due Maria José è molto colpita all'epoca perché per vari motivi, innanzitutto la guerra che la dilania perché il Belgio il suo paese è invaso dai, dai nazisti quindi dagli alleati all'Italia, ma poi ci sono anche altri aspetti, il suo fratello è prigioniero dei nazisti, il re del Belgio diciamo, è, lei ha perso il padre e la cognata in maniera violenta, ha perso l'amico Amedeo da Ostare Dell'ambalaggio de dell diciamo. esatto, quindi eh, sono successe tante cose. e Lei dice: eh, Vorrebbe sapere qualcosa della guerra. E lui dice: Dovete essere pronti perché tutto finirà molto presto. Ecco, a proposito di tutto, finirà molto presto. E vediamo anche delle immagini molto belle della famiglia. Eh, non era la guerra che doveva finire. Padre Pio aveva. Già dato, però, in maniera sibillina esatto. l'annuncio che questa monarchia si sarebbe interrotta. E questo me lo prezzo. disse proprio Maria Giuseppe, lei disse inizialmente pensai che aveva sbagliato perché pensava si riferisse alla guerra che dura ancora altri, quasi un triennio, no? Dice, invece per, 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 per essere il crollo di una monarchia che allora sembrava solida, una dinastia insomma radicata, invece è stato brevissimo perché effettivamente in giro di due o tre anni c'è stato il referendum. Ecco noi tra qualche istante vedo già pronto anche eh, Fra Francesco Di Leo insieme con il sindaco perché come sai tra pochi minuti come Comincia un rito particolare. Però prima di dar loro la linea, vorrei che restassi perché ti devo fare una domanda importante proprio per togliere alcune curiosità un po' rognose su Padre Pio tra Repubblica e Monarchia. E adesso grazie a Nicola per l'attesa, grazie soprattutto al sindaco di questa città, a cui lascio la parola. E siamo con il sindaco di San Giovanni Rotondo. Il dottor Michele Crisetti per questo momento, che eh, dicevamo anche all'inizio del nostro programma, vedrà un aspetto istituzionale fondamentale in questa giornata di festa. Un incontro e una unione con i frati minori cappuccini della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, ma anche con altri comuni di queste realtà. Buongiorno, signor Sindaco. Buongiorno. Sì, oggi è l'occasione, la cosa principale è ricordare il ventennale della canonizzazione del nostro, del nostro santo, che è il motivo fondante eh, anche della nostra città. Io lo dico sempre, noi abbiamo avuto due fondazioni, quella risalente a qualche migliaio di anni fa e quella risalente a un poco più di 100 anni fa con la venuta di, eh, di, di Padre Pio. Oggi ricordiamo quell'evento fondamentale, quindi quello è l'aspetto principale. Accanto a questo abbiamo pensato di rendere anche istituzionalmente eh, importante questo momento attraverso l'avvio di un percorso che vedrà una intesa tra tutti i comuni che hanno, avuto come, eh, che hanno un convento in cui è stato Padre Pio e ci riuniremo in questo cammino di Padre Pio, che vorremmo proporre anche all'Unione Europea come un cammino importante per la nostra città e per la comunità di San Pio, che è estesa in tutto il mondo, ma che qui ha visto, in questi comuni, ha visto la presenza fisica di, di San Pio. È un modo per ricordare, per essere ancora più uniti in un momento in cui sembra che le guerre la facciano da padrone, noi invece ci uniamo in nome di San Pio e per la pace. Questo momento avrà un culmine nel pomeriggio con la firma del protocollo d'intesa, ma più che momento eh, culminante sarà l'inizio di questo percorso. Sì, eh, oggi definiamo gli aspetti principali del, del protocollo d'intesa, dopodiché eh, lo firmeremo eh, veramente. Eh, abbiamo la necessità ecco, di, di intraprendere questo percorso in maniera eh, condivisa da tutti quanti e oggi ci sarà questo momento importante di inizio di questo, di questo percorso. Grazie signor sindaco, lo lasciamo i suoi impegni istituzionali e restituiamo la linea allo studio. E grazie, avete visto come è cambiata l'atmosfera in pochi minuti, il prezioso contributo del nostro Nicola Morcavallo ci ha permesso appunto di capire bene anche tanti risvolti civili di queste nostre feste che sono anzitutto di carattere religioso. E siamo con Luciano Regolo a parlare di questa regina indomita che ha incontrato appunto da principessa Padre Pio e tu uh, hai scritto tantissimo, è un libro ovviamente documentatissimo, altrimenti non ci sarebbe nemmeno l'intervento di uno storico ultranoto come Francesco Perfetti, poi Maria Beatrice di Savoia. Quindi. Però secondo te Padre Pio amava la monarchia? Qual era il suo rapporto vero? Uh, Padre Pio è un uomo del suo tempo, quindi diciamo per quell'epoca infatti esiste anche un componimento suo di, diciamo di quando era bambino in cui vi descrive questa festa del compleanno del re come una grande festa nazionale ma tutti i bambini di quella generazione vedevano nel re un punto di riferimento prezioso ma non, ha, lo, non è diciamo, Padre Pio come uomo e come spiritualità, non è persona che si schiera e infatti queste parole che dice a Maria Giosè la dicono lungo nel cioè senso il fatto che lui abbia presagito la fine della corona ma non dà suggerimenti a lei per scongiurare questo no? e questo ci deve far riflettere quindi non è tanto la forma istituzionale ma è diciamo, l'etica che interessa L'etica del, del potere e la condotta diciamo, no, di questo. Quindi, eh, così come sono anche Fallaci, le, le idee ne ho parlato anche con Aimone di Savio, perché uno dice no, lui vide che era il vero pretendente tutto questo. Aimone, che come invece, sai è, è istoriato nel passaggio. Sì, ma rigliere. fu un'iniziativa di qualcuno senza che loro lo sapessero. Però è vero invece che la, la Duchessa madre di Amedeo invece aveva un rapporto epistolare con il medico di Padio, con altre personalità che stavano intorno a Pa. Questo è vero e devo indagare su quelle carte. Poi vi saprò dire. <ride> e quindi, in controluce, possiamo dire anche qualcosa sul giorno del referendum? Cosa... Sì, il, il, il 2, 2 giugno delle, del. Mio, per, per quanto riguarda Maria Giuseppe, lei lo visse con grande diciamo, eh, maturità. Politica, nel senso rassegnata perché anzi ebbe un'affermazione alla monarchia che loro non aspettavano, sinceramente, perché erano riusciti a recuperare lei e Umberto proprio attraverso forse la vicinanza alle persone di Sofia. Ma lei, era anche nella Croce Rossa, ha visitato tantissimi eh, luoghi sinistrati, disastrati e soprattutto aveva creato al Quirinale dei ricoveri. Uno di questi era per i piccoli mutilati di guerra. Oggi purtroppo tornati di grandissima e triste Luciano, attualità. io ti disturberò anche dopo averlo letto questo libro che mi hai portato. Grazie. Grazie, eh, grazie naturalmente della tua presenza qui in questa giornata particolare, non possiamo approfondire tanto, però continuiamo proprio nell'ambito, come vi dicevo, della vera storia, fatta anche dalle testate più importanti di vent'anni fa. E di questo ci parlerà il nostro direttore Stefano Campanella tra pochi istanti. E... Allora facciamo un passo indietro, ben trovati amici telespettatori, facciamo un passo indietro a quel 16 giugno, o meglio a quei giorni successivi al 16 giugno nei quali i quotidiani hanno eh, dato un resoconto di quello che è avvenuto il 16 giugno di vent'anni fa. Cominciamo con l'osservatore romano, la storia si è inginocchiata dinanzi all'umile frate, questo è uno dei titoli più significativi. E leggiamo il perché di questo titolo eh, con l'inizio dell'articolo firmato da Francesco Valiante. Il prossimo 23 settembre, sotto le volte solenni delle cattedrali e delle basiliche francescane, come tra le mura delle umili chiesette di campagna, nei cori degli antichi conventi e nel silenzio degli eremi e dei monasteri, dovunque una mano sacerdotale spezzerà il pane e verserà il vino nel calice, un'unica preghiera si leverà nel nome di San Pio da Pietrelcina, nel giorno in cui. 34 anni fa, con le parole Gesù Maria sulle labbra, il frate stigmatizzato concludeva la sua vicenda terrena. D'ora in poi, in ogni angolo del mondo, si celebrerà la memoria liturgica obbligatoria del Nuovo Santo. A darne l'annuncio è stato Giovanni Paolo II a conclusione della solenne concelebrazione eucaristica per la canonizzazione del religioso cappuccino. Quindi, l'osservatore romano ha messo in evidenza soprattutto eh, questo elemento questo particolare Giovanni Paolo II ha reso obbligatoria la memoria di eh, San Pio da Pietrelcina eh, durante la uh, celebrazione di canonizzazione e eh, avvenire invece eh, titola in maniera significativa grazie Padre Pio una folla di felicità L'articolo è firmato da Medina Corradi e nel sommario leggiamo stretti uno all'altro, il rosario in mano, lo stuolo dei fedeli, ascolta con trepidazione la formula pronunciata da Giovanni Paolo II in un latino che è sigillo millenario. E sembra che la città eterna riviva una di quelle grandi giornate giubilari che sembrano scolpite nella storia. Quindi, ehm, Avvenire e Marina Corradi, eh, in particolare, mette in evidenza eh, la grande partecipazione di fedeli: circa 300.000 fedeli erano assiepati in piazza San Pietro e lungo Via della Conciliazione per questo evento, che è diventato un vero e proprio record di presenze. Ma lasciamo eh, avvenire per. Eh, notare un altro particolare importante di quello che è avvenuto vent'anni eh, fa sottolineato eh, dal quotidiano La Stampa. Il titolo è un applauso interminabile invade Piazza San Pietro. Giovanni Paolo II annuncia la festa per il 23 settembre. Anche qui, nel sommario, si sottolinea che sarà obbligatoria. Ma ecco il particolare che viene sottolineato. Per la prima volta durante una canonizzazione, Giovanni Paolo II ha dovuto interrompersi mentre recitava la formula, di, eh, la formula canonica. Si è fermato perché dalla piazza San Pietro, la via della Conciliazione e dalle strade vicine, colme di gente, si è levato una. Applauso lungo, fragoroso, incontenibile quando ha pronunciato il nome di Padre Pio. E questo sicuramente è un dato unico eh, nella storia delle canonizzazioni. Non era mai avvenuto, e non è mai avvenuto anche dopo che eh, la formula venisse interrotta da un applauso, un momento così solenne. Ma eh, e questo sta a dire l'affetto che il popolo di Padre Pio porta nei confronti del, eh, di colui che all'epoca era appena diventato santo. Corriere della Sera, la carica dei giovani tra i 300.000 pellegrini. Ecco un dettaglio in più eh, che ci viene offerto dal Corriere della Sera, la grande presenza dei giovani nella folla di 300.000 che ha partecipato alla messa di canonizzazione. È stato poco dopo le 10 del mattino, quando Padre Pio era ormai nella gloria degli altari universali e il sole già picchiava sulla piazza di San Pietro, che tutti hanno capito quanto numerosa fosse la presenza dei giovani nel gran catino pro, arroventato del Bernini. Giovani vestiti da boy scout, da seminaristi, giovani con gli zainetti, con la bandana. E le ragazze, pure loro devote e commosse, erano in canottiera, spesso con il tatuaggio sullo stesso polso della mano che stringeva il rosario. Quindi eh, è importante questa sottolineatura di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Tanti giovani già eh, nel 2000 mostravano la loro devozione nei confronti di Padre Pio. E, mh, purtroppo il tempo ci impedisce di continuare, a parlare di lui, ma restano di lui tante testimonianze anche dei suoi devoti. Pensate fra gli altri Carlo Campanini, uno che è stato uno dei più grandi attori popolari del periodo in cui Padre Pio ha vissuto, ha voluto essere seppellito qui a San Giovanni Rotondo per stare vicino a Padre Pio. Quindi davvero attraverso uh, gli scritti di Padre Pio, attraverso le testimonianze eh, di coloro che l'hanno conosciuto, ancora lui è, è di attualità e potrà attirare l'attenzione di tanti giovani anche oggi. Concludo con queste parole la mh, rassegna stampa storica Linea Maria Pia. Conore, sancte et ad esaltazione in fidei cattolici, ad vita cristiana in crementum, autorità Domini Nostri e su Cristi, per solo questo non rompersi e spavoli, agnosti, massura della liberazione prehabita.

et sanctorum catalogo ascribimus statuente eum, universa ecclesia inter sanctos pia devotione recoli de vera in nomine patris et fili et spiritus sancti Attimo per far scendere anche la bellezza della musica nei nostri cuori. E adesso alle 11 e circa 9 minuti dovremo essere collegati con Pietrelcina. Prima ne abbiamo parlato con un collega a proposito di zitore, un nuovo libro, ma adesso abbiamo la carissima Marianna Morante che naturalmente è lì. Ciao Marianna! Ciao Maria Pia, un saluto a tutti gli spettatori di Padre Pio TV. Benvenuti a Pietrelcina. E il 16 giugno del 2002, doveri. Eh sì, il 16 giugno ho capito una cosa particolare anche per me. Eh, praticamente Pietrelcina era divisa esattamente in due. Noi siamo 3000 abitanti. Una buona metà uh, va a Roma, decide di essere lì presente in piazza San Pietro e l'altra metà per, cause, per una serie di motivazioni resta qui per Cina. Ecco, io ho fatto parte di quelli che erano rimasti qui in paese a festeggiare. Avevo tre bambini piccoli, non potevo immergermi in quella marea di persone lì a San Pietro. Allora così, dimmi subito quello... se uno dei tuoi bambini si chiama Pio. Eh, no, purtroppo oh, una... perché oggi è una giornata particolare, si fanno anche delle domande a volte un pochino personali. Come ti sei sentita allora se qualcosa è cambiato per te e per loro? Eh, beh, sicuramente è cambiato, soprattutto per me, io per tanti anni, come d'altronde anche tutti i pietrecinesi, eh, volevamo questa, questa giornata, aspettavamo questo, questo evento e quindi poterlo festeggiare, poter esserci per noi è stata un'emozione grande ed è stato soprattutto però un momento di, di preghiera vissuto intensamente. Eh, infatti, eh, noi abbiamo percorso a piedi la via del Rosario, quella strada che percorreva Padre Pio, che collega il centro abitato dalla zona di campagna piana romana, e lì a piana romana, in, questo, in questa piazza davanti alla cappellina, dove, il luogo dove Padre Pio aveva avuto le prime stimmate. Lì è stato allestito un palco, questo maxi schermo, e c'era la diretta della RAI, di RAI 1, con la trasmissione a sua immagine, c'era Lorena Bianchetti che presentava e che faceva i collegamenti eh, da San Giovanni Rotondo e da San Pietro. Quindi un po' era come esserci in tutti e tre i luoghi. Abbiamo partecipato intensamente, pur non essendo a San Pietro, abbiamo partecipato a tutto il rito che ha portato poi alla proclamazione di Padre Pio Santo. Grande protagonista Marianna, scusami ma per far sedimentare anche di più quello che hai detto io ogni tanto interrompo, altrimenti un unico flusso a volte si perde qualche parola, a parte che dobbiamo dare la linea alla regia e quindi anch'io quello che volevo ehm, aggiungere a quanto hai detto tu lo facciamo tra pochi istanti, spero potrai restare. E mancano soltanto 11 minuti all'inizio, se sarà puntuale, della solenne concelebrazione per il ventennale della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina. Poco fa abbiamo avuto in studio l'arcivescovo padre Franco Moscone che ci ha spiegato che presiederà lui anche questa celebrazione perché il cardinale Tagle non è potuto venire. Ma intanto abbiamo collegato anche l'Abruzzo, oggi tante regioni, ovviamente con grande piacere tra l'altro in uno spazio molto seguito. Quindi carissimo fra Emiliano Antenucci, ti abbiamo fatto attendere, ma probabilmente hai anche più telespettatori che ti stanno seguendo. Ben trovato. Ben trovato. Noi, Faccio già in ben... apertura di trasmissione, abbiamo fatto vedere la copertina del nuovo libro di cui parleremo tra qualche istante. Intanto, abbiamo ancora collegata da Pietrelcina Marianna Morante, quindi potete sentirvi anche tra voi sicuramente. Tutti e due persone squisite proprio perché anche capaci di tollerare quando i media magari si irrompono troppo anche nel silenzio, vero? Fra Emiliano. E invece, cara Marianna, adesso a te voglio aggiungere un dettaglio rispetto a quel ricordo perché dicevi giustamente: Rai, uno vent'anni fa con le grandi dirette, ma c'era tra i commentatori più importanti. Il nostro fra Luciano Lotti, che questo pomeriggio a partire dalle ore 17 presiederà in ospedale, e noi vi manderemo tutto in diretta dalla Cappella Grande di Casa Sollievo della Sofferenza, un momento di riflessione e di preghiera. A te, Marianna. Sì, questo per raccontare la cassa di risonanza che ha avuto questo evento, uno degli eventi penso che resterà nella storia proprio della Chiesa perché per quanto riguarda numeri, a persone collegate, eh, partecipanti proprio quel giorno lì in Piazza San Pietro, era bellissimo vedere tutti questi striscioni. Eh, da, di fedeli e devoti di Padre Pio provenienti da tutte le parti del mondo, veramente dalla Nigeria alla Brasile, cioè è una cosa veramente eh, sconvolgente pensare quanto è amato Padre Pio ancora tuttora dopo vent'anni. E io mi trovo nella chiesa della Sacra Famiglia, la chiesa voluta proprio da Padre Pio, e alle mie spalle c'è la statua benedetta da Giovanni Paolo II. Questo per l'occasione della beatificazione di Padre Pio avvenuta il 2 maggio del Mania. Eh, dall'inquadratura non mi rendo conto, ma la statua quanto è grande? Beh, è una statua d'altezza uomo, forse più ah, grande grandezza naturale. Perché, 80, perché ecco, dall'inquadratura sì, 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 sì. sembrava Io quasi da nicchia, <ride> invece è una bella no, statua. No, no, no. no è Io, molto, è ovviamente. Molto grande, sotto abbiamo anche la reliquia di Padre Pio certo. questo osso ioide eh, quando c'è stata l'esumazione del corpo di Padre Pio questo osso è caduto spontaneamente dal, dalla salma e quindi la provincia religiosa di Frati Cappuccino ha pensato di donarlo qui a Pietrecina tanti tanti dettagli stata... tu sei sempre una splendida corrispondente e ti auguro un'ottima giornata di festa spero di incontrarti presto sì, sì. anche sì, Deviso volevo raccontare soltanto di... me. Sì, ti volevo solo raccontare brevemente l'esodo dei pietrecinesi a San Pietro. Eh, faccio subito: praticamente partirono 1800 persone da Pietrecina. Considerate che Pietrecina è un paese di 3000 abitanti, quindi veramente ci fu un esodo. Su due treni speciali, eh, composti di 24 vagoni, arrivarono direttamente proprio a piazza San Pietro e decisero di stare tutti insieme, pur non stando avanti, avanti, insomma, nel, nel transennato più avanti. Il settore più avanti, proprio per essere presenti quel giorno, per raccontare tutti insieme eh, questa gioia indescrivibile che ha invaso questo piccolo paese del, del Sagno. Grazie, grazie Marianna. Auguri a tutti voi, un saluto e a presto, rivederci appunto di persona o qui o da te. Eh, ringraziamo dunque anche eh, Fra Emiliano dell'attesa, eccoci a noi con questo libro, Lettera ai Sacerdoti. Ma eh, Fra Emiliano, eh, Padre Pio qui in copertina, tra l'altro è curvo mentre scrive, tu ehm, che missive hai inviato ai Sacerdoti sì. in questo libro? Allora, innanzitutto è la mia esperienza, perché io sono anche missionario della misericordia, nominato dal Papa, e, e quindi abbiamo preso io e l'amico carissimo Stefano, che è veramente una persona squisita, e le lettere che Padre Pio scrive ai sacerdoti, poi da quelle lettere ecco, ne abbiamo fatto dei tratti, quindi una lettera, il sacerdote come l'uomo di preghiera di Dio, l'uomo di relazione. L'uomo dell'empatia, della compassione e in un mondo di relativismo, alle volte anche del sacerdozio, è importante eh, ritornare all'identità. Dico una cosa: un, un giorno fa incontravo un sacerdote anziano e mi diceva: Padre Emiliano, tu confessi tanto. Sì, ho detto: Confessi tanto, allora quando tu assolvi, crei paradisi. Quindi, il compito di Padre Pio, ma anche di tutti i sacerdoti, è quello di creare paradisi in un mondo che d'inferno, non solo di parole, ma poi anche del cuore. È molto bello quello che dici. Purtroppo mi viene in mente un libro che di tutto parla, forché dei paradisi, che invece si chiama Troppi paradisi, ma parla in maniera cruda del nostro tempo. E c'è bisogno invece, secondo me, anche di quella frase che tu dici spesso, cioè che il silenzio ti fa sentire la pienezza di Dio nel cuore. Ma quando, quando si capisce che si è fatto il giusto silenzio? Il silenzio è la somma teologica, con il silenzio il, silenzio è il microscopio dell'anima e il telescopio del cielo, quindi possiamo vedere cose che a occhio nudo non vediamo, perché il silenzio fa anche un po' male, ed è verità di se stessi, di Dio e degli altri, ma anche il telescopio del cielo. Grazie al silenzio, che è il grembo della parola di Dio e di tutte le parole, ecco, possiamo ascoltare la voce sottile, della brezza leggera che è Dio come il profeta Elia e come tutti i santi e i grandi della terra che prima di una grande missione hanno fatto tanto silenzio interiore. Padre Pio cosa ti ha insegnato come confessore e come sacerdote? Innanzitutto c'è una frase molto bella su Padre Pio che dice che per lui il silenzio riprendendo Isaia è la forza e la speranza quindi mi ha insegnato Innanzitutto il silenzio prima dell'Eucaristia, dopo l'Eucaristia, e anche nei momenti fondamentali della mia vita. Per me, Padre Pio è un angelo custode, ha accompagnato la mia adolescenza. Mi ricordo da piccolo che sono divasto. Eh, un devoto di Padre Pio mi accompagnava alla veglia, eh, i casi veramente più difficili anche a livello pastorale, eh, grazie a Padre Pio. Di fatto nel libro c'è anche una confessione. Del, di un narcotrafficante che il di, era, era il braccio destro di Provenzano e grazie a Padre Pio ecco, sono riuscito a confessarlo quindi Padre Pio per me è il mio segretario, il mio angelo custode è colui che mi accompagna e mi risolve anche le cose più difficili L'hai detto a Papa Francesco quando l'hai incontrato di, questa, di questo sì, episodio sì. che ha risposto? L'ho raccontato è rimasto stupito anche perché lui è molto molto devoto di, di San Pietro per il Cina. Certo. Eh, mi ha colpito che nella sua scrivania dove scrive le lettere lui ha, ha un'immagine di, di Padre Pio, quasi come quando si lascia ispirare ne, nello scrivere le lettere alle persone ha una che scrivono. Ha un'immagine in fotografia sì. oppure? Ha un'immagine in foto eh, nella sua scrivania, Quindi, ah. ma è devotissimo. Sì, sì, no, che fosse molto devoto, ma non sapevamo questo dettaglio. È un particolare. <ride> è un particolare non da poco. E a proposito sì. di particolari, oggi è il giorno della domanda classica, ma importante. Il 16 giugno 2002, dov'eri? Ero a Piazza San Pietro. Ecco, in che punto? Raccontaci. E ero insomma giovane postulante e mi ha colpito perché in quella piazza c'era anche un altro grandissimo santo, San Giovanni Paolo II che ha canonizzato Padre Pio poi amico e anche ha avuto anche delle grazie ma voi siete Pio. arrivati da dove? Da Avezzano? No, 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 io non stavo a Avezzano eh giustamente, è arrivato <ride> dopo ah, sì, il servizio a Avezzano nel, nel, nel postulato e quindi mi ha colpito perché ho avuto una forte sensazione, innanzitutto faceva caldo tantissimo nel vedere tutta quella gente e tutti questi devoti di Padre Pio. E poi anche mi sono avvicinato, credo a un metro di distanza, all'altro grande santo, San Giovanni Paolo II, che è un altro santo che aveva una forza interiore, una forza, veramente un uomo pieno di Dio e pieno di luce che ha portato il Vangelo in tutto il mondo. Eh, quando parlava si capiva che era uno che sapeva fare le pause, sia perché ovviamente quando uno è artista i silenzi li sa interpretare tanto quanto le parole ma poi anche perché appunto nelle sue modalità ore e ore di preghiera come è stato tante volte ricostruito sicuramente di silenzio non si faceva mancare la parte più bella adesso che noi stiamo per entrare appunto in chiesa per una celebrazione eucaristica ancora una volta per chi non può e non è presente fisicamente. Che cosa vuoi dire? Parola e silenzio? Parola e silenzio. Innanzitutto ognuno di noi si deve nutrire di cristoterapia. Ecco, la cristoterapia dell'anima sono le tre medicine: che sono il silenzio, la parola di Dio e l'Eucaristia. Padre Pio ha fatto nella sua vita la cristoterapia e anche la Maria terapia, con eh, il rosario, Amate la Madonna e fate amare la Madonna. Credo che se ogni cristiano fa un, un cammino di Cristo-terapia e di Maria-terapia, ecco, veramente può camminare in alto, guardare il cielo e poi amare tutte le persone che incontra sulla terra. Ma durante una Santa Messa, secondo te, il momento più fecondo rispetto a quello che ci hai insegnato, qual è? è la consacrazione, ecco. Qualcuno vicino a Padre Pio che gli serviva la messa mi ha raccontato che lui piangeva. Perché piangeva? Perché eh, se ti ammazzano un padre, un figlio e eh, avviene il sacrificio di Cristo, e eh, tu piangi perché ti ritrovi, e eh, Padre Pio aveva questo dono di stare quasi fisicamente nel Getsemani. Quindi quando tu stai nel Getsemani tu piangi, ma nel, nel, nello stare del Getsemani offri a tutti. Amore di Cristo. Questo libro è delle edizioni Padre Pio da Pietrelcina che naturalmente continuano ad essere una miniera, hanno un catalogo molto molto ricco di testi, di libri con tante parole appunto che ci possono nutrire. Come si fa a scoprire magari un libro in cui ci sia spazio anche per il silenzio fisicamente, materialmente, perché non lo inventi? Cioè... <ride> Ma eh, Maria Montessori era una grande della pedagogia, era un po' arrabbiata con Padre Pio perché gli aveva rubato la sua segretaria, Maria Pai. Però, Giusto. a parte questa è stata una grande cattolica. E lei insegnava ai bambini il gioco del silenzio, insegnava persino il suono delle gocce. Noi dobbiamo imparare i suoni, soprattutto quelli della natura, perché siamo bombardati di rumore, rumore tecnologico, rumore del traffico, rumore anche della vita e dei pensieri, e imparare a, ad ascoltare. Ecco, The Sound of Silence, il, il grande suono del silenzio. Sì, quello è un brano molto bello della musica pop che sicuramente sì. ci dice molto, ci nutre. Così come spero salutandoti che possa nutrirci anche questa bella frase di San Pio che è in copertina dell'ultimo numero di voce di Padre Pio. E con questo ti saluto e naturalmente auguro un ottimo successo, ma così sarà al vostro libro, caro fra Emiliano. Nel fondo di quest'anima parmi che il Dio vi ha versato molte grazie rispetto alla compassione delle altrui miserie, singolarmente in rispetto dei poveri bisognosi.